Amici, buonasera. Buonasera a tutti. Purtroppo sono partito tardi con questa live perché ho avuto un po' di dermatite e quindi stavo cercando di sistemare la situazione. Buonasera. Ma è arrivata la valigia. Dovrebbero essere arrivate entrambe le valigie. Dovrebbero essere arrivate entrambe le valigie. Come state? Tutto bene? Quindi oggi speedrun? No. Buonasera a tutti. Ah, ma potremmo fare, aspettate, questa cosa che facevamo tutte le volte in Cassette Beasts. Datemi un attimo. Sì, dermatite da stress, ragazzi. Arrivo. Dobbiamo anche accendere la luce studio, aspettate. Modalità studio, gameplay cam, eccoci. Dobbiamo andare qua, poi qua, poi. Ragazzi, è la live più disorganizzata della storia. Scusate, non era previsto. Probabilmente ho somatizzato tutto insieme. Sai, lo sarò io Terrone, ma che cazzo ci fai con le maniche lunghe? Little Rookie. I vestiti si possono mettere solo se sono presenti all'interno della propria casa. Se non sono presenti, ci si può mettere solo i vestiti che non si è portato in una valigia che si è persa dall'altra parte del mondo. Quindi non sono a maniche lunghe per volontà mia, ma perché non c'era alternativa. Pure io sto tutto indermatato oggi, no, raga, è probabilmente lo stress di questi giorni. Sinceramente, il mio derma ha detto no. Ha detto basta, ti prego, fermati. Ma ci proviamo. Proviamo anche a fare un'altra cosa. Alexa, luci studio blu. Mi ha regalato a Wargage la maglia. Niente. Alexa, luci studio blu. Ce ne fotte proprio. Non luce studio né blu. Ragazzi, inizio live drammatico. Si fa quel che si può. Si fa quel che si può. Alex è rimasta in Giappone. No, non l'abbiamo portata. Sai, lo stai cambiando le luci di casa mia. Bella idea. Quante bestemmie hai tirato fuori dalle telecamere in questi giorni? Tantissime, ragazzi. Davvero tante. Perché. Ah, tra l'altro oggi c'è stata anche un'altra problematica. E questa problematica è la mia macchina. Esco fuori di casa per fare delle robe legate alle valigie che in teoria stanno tornando. E quello che succede è che la mia macchina ha la batteria completamente bruciata. L'ho dovuta cambiare. 350 euro. E stamattina ho detto no, dai, dai, non è possibile, non è possibile. E sì, vi giuro, non so perché si è bruciata, non ne ho idea, ovviamente non ero qui, quindi non è partita particolarmente bene. Mamma mia, Fra, ma che sfortuna una dietro l'altra, davvero. 350 euro una batteria, ma è un furto. È la batteria della macchina mia, una batteria particolare. Perché è la batteria di una Evoque, di una Range Rover Evoque del 2018, che sono batterie del cazzo, nel senso fighissime, però che hanno un costo stupido in culo. 350 euro ovviamente compreso l'intervento. Costato veramente un botto. Sta andando poggi a te, non più a poggi. Sì. 350 sono i santi invocati oggi da Saido.
Stai pagando per tutte le cose andate bene durante l'allestimento del mondiale dall'altra parte del mondo. Non lo so. Non lo so se devo pagare una cosa del genere. Nel senso, stavo lavorando, non è che stavo andando alle terme, quindi lo so, sento che sia solo sfiga e basta e non una sfiga karmicamente accumulata. Ma vabbè. Passerà. Poi diciamo che sto rush di dermatite in faccia prima di partire in live non è proprio il massimo, però che dobbiamo fare? Andiamo per le strade che il Signore ci fornisce. Yay. Bene. Cassette Beasts. Stai piccolo in cam, non si... Evviva. Dicevo, Cassette Beasts. E... Dobbiamo recappare. Poi mi leggo le sub. Oggi finalmente si può. Dobbiamo recappare. Abbiamo fatto un po' di arcangeli. Abbiamo scoperto... Bene, era un rape? What the fuck? No. Abbiamo fatto un po' di arcangeli. Più precisamente l'arcangelo re del nulla, quindi quello legato al capitalismo e alla sua fazione nei confronti dei media, perdonatemi. Ah, il subgoal affanculo, sì, decisamente, devo aggiornarlo, bravo Ferdi, giusto, hai ragionissimo, lo aggiorno subito. Poi... Camo un po' più grandina is possible. Ma quanto la vuoi grande, Massimo? Ma è un po' che spammi sta cosa che vuoi la cam più grande. Ma che ti serve? E poi abbiamo fatto un po' di capi palestra, ma non siamo arrivati ancora a metà, se non sbaglio, perché se fossimo arrivati a metà avremmo potuto fare la palestra. Vuole vederti il prepuzio? Ci sta. Si deve fare il seghino. Ancora più grande la vuoi? Quanto la vuoi grande? È giusta per un gameplay sta cam. Poi abbiamo lasciato ancora in sospeso. Ne abbiamo fatti 4 o 5. Eh sì, non ne mancano tanti però per fare la metà. Poi abbiamo fatto 3, credo, 3 edifici dei vampiri, dei tizi dell'immobiliare. Giusto? Dovrebbero essere 3 o 4, ma secondo me più 3 che 4. E a livello di trama, però, le ultime due live non mi sembra che abbiano avuto particolare contenuto. Siamo andati avanti, abbiamo piuttosto esplorato il mondo di Nuova Virral e scoperto nuovi arcangeli, però abbiamo avuto, ecco, forse giusto la conferma che gli arcangeli sono frutto dei pensieri ossessivi umani. Detto ciò, era qualcosa che avevamo già intuito qualche diretta prima e quindi più che una conferma non è arrivato altro. Abbiamo fatto del corretto esploro, sono d'accordo, abbiamo esplorato un bel po', però ecco, a livello di racconto non siamo andati troppo avanti, non per colpa nostra, banalmente il gioco ha avuto un momento di pausa, ma comprensibilissima. Allora, qui siamo tipo qua, eccoci, rimettiamo questo. E vediamo dove si arriva. Allora, facciamo così. Mi leggo le sub. Poi andiamo direttamente in partita. Ok? E attraverso il diario delle missioni... Abbiamo anche surf, vero? Attraverso il diario delle missioni ci ambientiamo. Io purtroppo non ho... Purtroppo non ho per niente il log del... Dello schermino dei... Dei sub. Quindi mi devo leggere le sub da un'altra parte, perché lo schermo, tra le altre cose, non funziona più. Sono tornato e questo schermo dal quale leggo le sub solitamente è completamente morto. Tutto incassettato per stasera ed in godo imminente per i progetti del 2023, scrive Marco. Grazie. Il Marcus 97 si abbona per il 39esimo mese. Mirko T80 64esimo resubino del buon ritorno, grazie mille. Grazie a Clash Crigio che si abbona con la livello 1 per 26 mesi, grazie allo scoiattolo che regala 5 sub.
Grazie a Lady Fiordaliso che si abbona per il 25esimo di Tier 1. Grazie. Grazie a Asrain che si abbona per il 28esimo mese di Tier 1. Grazie, grazie, grazie. Grazie a Okelelelelelele che si abbona per il 27esimo mese sempre di Tier 1. Non riesco a seguire stasera ma non dimentico di rinnovare. Grazie. Ancora felice di averti fatto piangere con il missivo nell'ombra. Ti si vuole bene. Grazie. Grazie a Whiteheart63 che si abbona per un anno scrivendo: rinnovato premondiale ma stando in vacanza non sono riuscito a scriverti prima. Oramai è un anno di sub, ma è dal video sulle type chart di Pokémon che ti seguo. Il contenuto che porti è fenomenale, purtroppo molto raro. In un mondo flash content e short, continua ad essere un baluardo del long content che a questo mondo ce n'è bisogno. Grazie mille, Whiteheart. Come dicevo ieri, vorrei che quest'anno fosse un anno con un po' più di video. Non aspettatevi il mondo, però vorrei che fosse un anno con un po' più di video. Purtroppo il problema è sempre quello e lo conoscete. E infatti sto ragionando una cosa, che è l'unica cosa che mi viene in mente per cercare di avere un pochino più di produzione lato YouTube. Bisognerà capire come fare. Però credo che sia arrivato il momento di mettere sulle spalle soprattutto di chi desidera quel contenuto la produzione dello stesso. Bisogna fare qualcosa, ahimè, lato Patreon o similare, perché credo che il cortocircuito in questo momento sia evidente e mi sento di non dare un'opportunità alle persone che desiderano quel tipo di Saidonia, perché al momento non c'è scelta. Non so se mi spiego, cioè è un discorso complesso. Al momento non c'è scelta, al momento voi potete finanziare solamente le live. E quindi non vi lascio scegliere. Dall'altra parte, sì sì esatto, abbonamenti su YouTube. Il punto è, ragazzi, finanziare anche il contenuto video, perché quello che è successo ovviamente è che finanziando le dirette, finanziando con le sub il prodotto su Twitch, quello che succede è che le cose grandi le facciamo ovviamente sulla piattaforma che ci dà dei soldi, quindi i mondiali, no? Per dire, per farvi un progetto, per farvi l'esempio di un progetto. E dall'altra parte su YouTube non c'è scelta, non è che l'utente può dire: io o faccio la sub o faccio i video, o faccio entrambi. Può fare per forza la sub, però la sub ovviamente è uno strumento che finanzia prevalentemente la piattaforma che permette quel tipo di pagamento, sarebbe assurdo il contrario. E quindi secondo me cercare di capire quanti utenti sarebbero disposti a finanziare maggiori ore di lavoro lato video è l'unico modo per capire se c'è possibilità di spazio maggiore nella mia schedule per i video, o se al contrario è un desiderio del pubblico, magari di una parte del pubblico, che però poi non corrisponde alla volontà di rendere quel desiderio un atto e fatto pratico. Ci sto pensando, devo un attimo ragionarci, devo capire gli equilibri, come si possano suddividere. Ma tu reggi il carico o ti accappotti? No ragazzi, io uno sono, quindi cioè se ci sono più video ci sono cose in meno nelle dirette, per forza, cioè non, i vasi comunicanti quelli sono. Però nel momento in cui, non dico che l'introito sia uguale, ma è anche solo paragonabile, per me non ci sono grossi problemi, vi ripeto, non è che si fanno scelte solamente sulla base di numeri maggiori dal punto di vista di pagamenti mensili. Imo si accappotta perché proverà a fare tutto. No, 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 Ferdi, non, no. A 30 anni non c'ho più le forze per fare tutto e accappottarmi. Anzi, proprio per questo motivo non posso più lavorare su YouTube per la gloria come facevo un tempo. Non ci riesco più, lo sapete. Però voglio dare la possibilità alle persone che amano i video di finanziare un tipo di lavoro che magari interessa loro di più rispetto alle live, e capire se c'è spazio per entrambe le cose. Se
vi ripeto, poi a questo punto, una volta lanciando gli abbonamenti o quel che cazzo è, non succede niente, non importa, le cose rimangono così. E i video che ci sono, che stanno venendo prodotti, rimangono super free, super gratis, eccetera, 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 e nessuno si farà male. Però magari non è così, magari qualcuno vorrebbe davvero dire: sai Tony, prendi questi soldi, però dammi un video in più al mese, perché mi piace più il video rispetto alla live di CasaBeasts. Perché non dare la possibilità all'utente di scegliere, magari di supportare entrambe le cose, o una sola? Quindi creeresti dei video privati per gli abbonati? No, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo al massimo è quello di avere delle persone che finanziano video per tutti. Non mi piace l'idea di circoscrivere i video solamente al pubblico pagante. Il punto è permettere a quei video di essere messi in lavorazione senza che siano per la gloria. To be honest, a me piace il contenuto come lo stai tenendo, non ho bisogno di tantissimi video sul canale se fai così tanto contenuto di alta qualità qua. Lo so, però capite che siete tantissimi ormai, cioè se contiamo il numero di persone che segue quello che faccio, tra Twitch, canale primario, i ricaricamenti e canale terziario, ci sentiamo male. Se c'è poco su YouTube, poco ma non niente, ma non abbastanza a finanziare video, cosa farai? Varierà immensilmente il numero di contenuti? Se c'è poco ma non... Ok, ho capito, Legola, se ti dici c'è tipo una risposta di due persone, no, se c'è poco ma non abbastanza, rimborsiamo quello che c'è da rimborsare e non cambia nulla, cioè non ha senso fare una roba a metà. Però voglio dare questa possibilità tra il 2023 e il 2024 al pubblico, una possibilità di scelta. Oh, al momento, regà, come ben sapete, ve lo ridico ancora una volta, il canale primario è il canale che fa meno in assoluto. Persino il canale dei ragazzi, dei montatori della cantina di Saidonia è con una monetizzazione più alta, maggiore rispetto al primario. Ma te che pensi? Finirà presto l'era di Twitch come tanti altri oppure sei scettico? Ma guarda Caracollo, sicuramente Twitch è calato molto a livello di connessioni, di utenti medi, ma sui canali più grandi della piattaforma non è cambiato pressoché nulla, anzi noi come tanti altri siamo in crescita, quindi al momento questo De Profundis per Twitch non mi sento di cantarlo. Beh, normale, nel canale principale ormai non pubblichi più nulla, no Riccardone? Non è quello, magari. Se fosse così mi basterebbe pubblicare di più. È una questione di CPM per singolo contenuto e di ore di lavoro per singolo video. Quindi purtroppo il problema è che un video da 10 minuti e un video da un'ora monetizzano più o meno la stessa quantità. Forse meno, perché anche il pubblico interessato a contenuti lunghi non è lo stesso del numero di persone che è interessato a contenuti veloci. Basterebbe fare un sondaggio sul gruppo Telegram, no, è un dato, o meglio, un campione statistico troppo basso, Agoz. Sono 800 persone sul gruppo Telegram, credo ci sia più gente di 800 persone interessata a un eventuale incremento della produzione video. Come vedresti la possibilità di finanziare singoli video progetti? Troppo farraginoso, Ertra. Troppo difficile da seguire per noi. Per me deve essere una cassa comune che poi il creator, ovvero me in questo caso, gestisce. Basta fare 6 video a 10 minuti rilasciando una serie a puntate. Penso sia una battuta. Ma scusa, l'Aethero con i suoi video lunghi un'ora montati da Dio e le sue live quanto ci guadagna? Non conosco questo utente. L'Aethero. Sarà un utente italiano, immagino. Stiamo prendendo a paragone un utente inglese con le numeriche di un canale inglese, no? Last time. E invece. Beh, per risponderti, Mattia, è un canale inglese che fa 3 milioni e 2 a video. Quindi credo sia quello il punto.
Io purtroppo sono un canale italiano, quindi devo ragionare su tutt'altro tipo di CPM e numeri. La risposta è sempre che si guadagna la miseria per la quantità di tempo che si deve dedicare. Sì, è quello il fatto, ragazzi. È quello e... Vabbè. Non me ne intendo, ma potresti fare una lista dei video che vuoi fare, calcolare quanto costerebbero e fare un crowdfunding con vari livelli, tipo ogni tot soldi un video. Diventa troppo complesso così, secondo me, Sergio. Cioè, il concetto è che è un rapporto di fiducia reciproco. Se c'è un pool pubblico, perché ovviamente poi sarebbe pubblico, di contributi, quel pool pubblico corrisponde a 2 video al mese. Content creator italiano e inglese sono 2 cose diverse praticamente. Certo, ragazzi, cambia tutto. È come dire un sito italiano e un sito inglese, un sito di informazione, cambia tutto. Vediamo, perché mi piacerebbe fare più video. La cosa che forse a volte non si riesce a comunicare, che a me piacerebbe. È impossibile in qualche modo unire 2 cose? Quella tipologia di video da adattare in una live, magari? No. Fare video e fare live per me è profondamente diverso. Profondamente diverso. Non c'è modo di convertire l'una cosa nell'altra. E viceversa, eh. Difficile trasformare un contenuto nato per le live in un video, ed è difficilissimo trasformare un contenuto nato per i video in una live. È come dire trasformare LinkedIn in un video, si può? Strano, perché LinkedIn funziona con l'interazione, no? Io vi faccio la presentazione dei tweet di Kuma, poi c'è il tizio che fa il commento, e allora, oddio, aspetta, il tizio ha detto una cosa, potremmo costruirci questo su questo commento. LinkedIn funziona per quel motivo. Se fosse in video perderemmo metà del contenuto. Però al contrario, un video teoria in live sarebbe un macello, un disastro, sarei io che ragiono, poi cambio idea, vi parlo per un'ora ad un'idea, poi dico no, aspetta, cazzo, ho sbagliato perché non è coerente con questa cosa, quindi torno indietro e rifaccio un altro tipo di ragionamento. Quella live su Silent Hill però è stata spaziale. Quale live su Silent Hill? Quella di presentazione poi del direct di Konami? Sì, quello è stato carino, però è un unicum, diciamo. Un link di formato video si chiama video teoria. No, secondo me sono cose molto diverse. Serve una maratona per un video teoria. Sì, ma sarebbe comunque infruibile poi dall'utente. Cosa fa l'utente? Si seleziona delle 12 ore di live, le parti in cui dico cose sensate e non le cazzate che mi vengono in mente, che poi devo cassare perché, ah no, aspetta, ho pensato una minchiata. Non è semplice. Non è semplice sposare le varie sfaccettature dell'internet. Diciamo che noi siamo un unicum insieme a pochi altri, come realtà, che produce tanta roba diversa, perché Saidonia più i montatori della cantina genera un gruppo che fornisce contenuto eterogeneo. Ma tanti altri ormai hanno preso una scelta, se fare l'una cosa o l'altra, fare solo video o fare solo dirette. Da una parte, per esempio, ci sono realtà come Frafrog e Richard HTT che sono iperfocused su video, il loro business è il video e le live sono un riempitivo e ci sta. E al contrario, facendo praticamente un testa coda, ci può essere Dario, che ha preso il suo contenuto su YouTube, lo ha assorbito, riconvertito in varie rubriche tutte in diretta. Noi siamo tra i pochi che cercano di mantenere una natura ibrida, però secondo me a una certa bisogna prendere una direzione, più che altro perché io voglio prendere una direzione. Non mi piace questa situazione né carne né pesce lato YouTube. Capiremo. Grazie a The Despian Shameless che si abbona per il 17° mese, grazie a Kamino Kitsune che si abbona per il 26°. Ciao Saido, è da tempo che ormai non seguo più il canale con costanza e questa cosa mi rattrista molto. Beh, in realtà ti leggo spesso perché vi seguo dall'elementare e adesso sono al 4° anno di liceo. Tu e Chiara mi avete praticamente accompagnato per la maggior parte della mia vita, preso dagli studi, dal sogno di una borsa di studio, ho seguito sempre meno il canale e volevo dedicarvi questo messaggio come lettera d'amore per tutto ciò che avete fatto per me. Siete migliori content creator, continuate così. Grazie, grazie mille.
Grazie a Aimonul, che si abbona per un anno, di Tier 1, eccoci di nuovo dopo il mondiale, pronti a incassettarci all over the place, aspettando con ansia il blabbo che sta per giungere. Il blabbo dovrebbe arrivare intorno a ottobre. E intanto settimana prossima riprendiamo anche Pokémon Bianco e Nero. Simon si abbona per il 21esimo. Sai, mi sa che il prossimo mondiale bisogna streamarlo da Lourdes. Sicuramente lo streamiamo dall'Italia. Non penso che le Hawaii saranno da raggiungere, perché il fuso orario è buonissimo, si inizia alle 8 di sera, sarà forse uno dei mondiali più seguiti, proprio perché si inizia in prima serata e la gente poi sarà invogliata a rimanere sveglia anche di notte se le cose si fanno calienti, e soprattutto perché le Hawaii sono un territorio molto diverso e meno conosciuto rispetto al Giappone, da noi, dal team intendo, e non abbiamo voglia di avere problemi dall'altra parte del mondo non sapendo come risolverli. Il Bosca, 27esimo di Tier 1, grazie. Ticci, si abbona per il 57esimo, cerchiamo di far girare meglio sto karma. Diciamo che non rispondendo con la rabbia, Ticci, oggi mi è arrivato un po' di sconforto e basta. Oggi sono un po' giù. Sento che per una cosa che va bene ce ne sono due che vanno male, e quindi sono un po' tipo, oh fuck, che fatica. Passerà. Got it memorized, nono mese, rolled to un anno, grazie, grazie a Lololor zio che si abbona per il 17esimo, grazie mille. Grazie a Alexia Demetra, Zefira, che si abbona per il 22esimo, grazie alla Chitarra 96 che si abbona per il 23esimo, sto incassettato per 23, grazie. Puricino si abbona per il 36esimo, basta col team cannetta, è il momento del team cassetta, perché non entrambe? Ti do questa possibilità. Grazie Ticci dei 5 abbonamenti in regalo. Finalmente incassettato e invaligiato, bentornato. Invaligiato ancora no. Vediamo. Wugang IT, 42esimo mese. Ciao Saido, avete spaccato anche in Giappone, siete i numeri 1. Grazie, grazie a Voyager che si abbona per l'ottavo mese. Grazie a Giovanni Giorgio che si abbona per il 26esimo. Grazie a Moonlight Reverb che si abbona per il 24esimo. Sono tutto incassettato e non lo sapevo. Eh no, devi saperlo invece. Grazie a Watcher Yet che si abbona per il 10º, grazie a Galletto che si abbona per il 2º. Amo la parte anteriore della donna e pure quella posteriore. In questo momento storico risulta essere un problema o sono normale? Presidente Cappella si abbona per un anno di Tier 1. Maledetto rinnovo automatico, dare soldi a una persona che dichiara di essere nuda e poi non è vero, scammi indignato. Non lo so, sono confuso da quel messaggio di Resa, non ho capito. Lolix02 si abbona per il 40esimo. Ho avuto l'occasione di conoscervi e di parlare con te, da musicista a musicista, in occasione del Lucca Comics 2017. Pensate di esserci quest'anno? Ci saranno novità importanti su Lucca Comics presto, non posso dire altro. Giovanni si abbona per il 18esimo. Els ci mette dei bizzini, buonasera, valigia ritrovata alla fine, non lo so, vedremo tra poco. Stasera siamo tutti incassettati e lo sappiamo. Lore Candy, 32esimo mese, finalmente, no, 12esimo, scusate che leggo male nello schermino diverso. Finalmente 12 mesi, non vedevo l'ora di dirlo. Finalmente un anno insieme, grazie mille per avermi fatto compagnia anche nei momenti più difficili, spero duri per sempre, speriamo. A Carpa Koi si abbona per il 41esimo di livello 1, Marix 02, 30esimo mese. Doc Nico 9, 15esimo mese, grazie. Max 360, 16esimo mese. Il Godo incassettato come le bestie, buona fortuna a recuperare i bagagli, speriamo bene. Arduino 236 si abbona per il 13esimo mese, 13 mesi di Godo, questa volta anche incassettato. E Mora Kos si abbona per il 6° mese di Tier 1. E il Rike scrive, ciao Saido, come stai? Spero un po' meglio, così e così. Come ogni mese ci tenevo a ringraziare te, Chiara, tutto il team per gli sforzi e l'impegno che mettete in questo lavoro. Siete una piacevole compagnia in qualunque momento, bello, brutto, di studio, anche solo nel chilling. E lo sapevi che sto tutto incassettato? No, ma adesso lo so. Lycanthrof si abbona per il 2° mese. Un saluto a tutti, spero di passare ancora molto tempo insieme. Beh, e questo è il 2º, spero che sia un lungo percorso assieme. Norman Noon Cthulhu Sun si abbona per il 19esimo. Bella Saido, penso tu sappia quanto incasinato in me sia il calo di qualità e creatività dietro a big company come Game Freak, Bethesda, eccetera, eccetera. Lascia che ti racconti come lo è anche per Mojang dietro Minecraft. Sì? Davvero? Ogni aggiornamento è stato sempre più piccolo in me, come la maggior parte degli aggiornamenti siano scopiazzature di mod fanmade. Lo sai che quello che hai appena scritto in realtà per me è una figata? Cioè, se sono ispirate a mod fanmade,
Spero un giorno tu possa entrare a amare il mondo dei mod pack. Chissà, magari ti prepariamo un mod pack ad hoc per te. Purtroppo vi vedo d'accordo in chat. Ma male al cuore sentire questa roba, perché per me è un mondo magico. Diciamo anche che Minecraft può campare di rendita. Cioè, la ispirate, copia e incolla. Ah, ok. Sì, tantissimo. Tra scopiazzate e ispirate sono due cose diverse. Copie e fate me. Ok. Vabbè, ora non trasformerei questa roba in un. Cioè, questa live in una live di opinioni su Minecraft, anche perché non potrei fare altro che leggervi, visto che ancora non sono abbastanza pro da rendermi conto di quali aggiornamenti siano arrivati dove. Mi dispiace. Mi dispiace, ovviamente è una roba che per me non esiste e che non sentirò mai, perché Minecraft mi sta arrivando addosso tutto insieme ed è un'idea incredibile. Forse campa di rendita anche un po'. Un'idea talmente forte. Evoluta forse nel tempo che continuare a evolverla risulta anche difficile, non lo so, tendo a giustificare. Sas, terzo mese, roccia nobili, undicesimo mese. Festeggio gli 11 mesi dicendo che è stato un piacere sentire le vostre live sul torneo competitivo in Giappone durante il mio lavoro per One Piece. Stai forte e spero che ti arrivi presto. La valigia dei vestiti. Sono due valigie, ragazzi. Una valigia è con i vestiti, l'altra ha un po' di attrezzatura. C'è un PC, il PC che è stato utilizzato per le dirette dal Giappone. La build, peraltro, fatta su misura per quel viaggio. C'è una videocamera che, come spiegavo ieri, non è mia. È una videocamera che abbiamo noleggiato da un nostro collaboratore, quindi per carità, una persona che comunque è fidata, che capisce che i bagagli sono stati persi, però insomma, non è mia, quindi se l'avessi smarrita per sempre, comunque avrei dovuto poi risarcire questa persona. Sembrerebbe non essere così, vediamo. Finché non sono qua, io non dico niente. Esprit regala un abbonamento, grazie. Grazie mille, ragazzi. Dovrei essere in pari, se ho scordato qualcuno, mi spiace. E mando un grosso abbraccio a tutte le persone che supportano queste dirette. Come spiegavo, presto permetterò anche la possibilità di finanziare il lato video. Per presto non significa tra un mese, ragazzi, servirà un po' di tempo, probabilmente si parla del 2024, quindi all'inizio del 2024 questa cosa potrebbe divenire realtà. Scoprirò se questo equilibrio è fattibile o no, si può mettere in piedi oppure no. Dario Sumo, buonasera, passo per un saluto e vado a recuperare l'ultimo episodio di Minecraft sperando di non sbrattare di chinetosi. Spiace. Neko, 29esimo, ciao Saito, approfitto del resub per chiedere perdono di non aver seguito le live di cassette. Mi sono messo in sottofondo il primo episodio mentre sistemavo la mia camera, 20 minuti dopo sono entrato in full cassetta e mi sono recuperato tutta la serie in un giorno. Godo pazzo per il primo episodio che vedo in live, tutto incassettato. Buona fortuna con le valigie, anche la mia ragazza ha avuto un problema simile, capisco il dolore. Bom. Ragazzi, c'è anche la nuova mod, che è la mod di Singalek 1.2, quindi ci dovrebbero essere nuove canzoni in italiano in collaborazione con la Stringa. Ora, leggevo qualcuno che scriveva: "Dai che ora c'è il plot twist". Ci siamo fermati prima di un plot twist? Grazie a Simbolg che si abbona per la prima volta, grazie. Vi avevo lasciati con un plot twist, non mi pare. Alexa, luci studio blu. Sì. Ma perché leggi? Ma ti spiego, Ferdi, perché praticamente questa è una diretta, no? E quindi ci sono dei messaggi in chat e di conseguenza io leggo i messaggi che le persone scrivono perché non è un video. E quindi ecco perché leggo la chat. Non è che tutte quante le live sono Minecraft. Sì, lo aveva detto Gabri. È vero. Lo aveva detto Gabri. Gabri aveva detto che avremmo chiuso la live con un plot twist. Sì. Però aveva sbagliato i conti, vero? Quindi stavamo aspettando un plot twist, non sappiamo dove,
Ed è vero che Gabri mi aveva detto l'ultima live si chiuderà con un plot twist. Vero. Ora me lo sono ricordato. Thanks. E infatti io dicevo, siamo vicini al plot twist, e alla fine Gabri mi ha detto no, ho sbagliato i conti, chiudi qua. Va bene. Diario missioni. Ci riascoltiamo la canzone di Morgante ancora una volta? Facciamo un attimo un po' di recap. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto, grazie alla quest del bardo. Il tuo valore dovrai dimostrare, e il tuo cammino s'allungherà alquanto. Vola a oriente sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e quiete. Procedi dunque da lì a settentrione, dove le strade si vanno a incontrare. Grazie Jacobrick. Prima volta che segui questa serie, bello, in live. Abbiamo poi fatto il capopalestra, giusto, dei muri, capopalestra del sonno, il capopalestra Penny Dreadful della morte, il capopalestra che bettava, che è Sidonia, era Sidonia quello che bettava, Zad, no, Sidonia era quello del sonno, quello che bettava chi cazzo era, non me lo ricordo più, e poi l'ultimo è il capopalestra di che cosa? Il numero 7 non mi dice niente. Clio, giusto, Clio, perché era il robot del casinò. Bravi, 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 bravi. Il robot di Cleopatra. Invece l'ultimo che cos'è? Il 7, non mi sovviene. Bravi, 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 grazie. Il recap lo facciamo insieme apposta. La robotta, sì. Il rituale. No, aspetta, non è Penny Dreadful il rituale? Survivalista, ecco, sì. Eh no, Penny Dreadful dovrebbe essere il 4. L'ultimo era il survivalista, giusto, e il cacciatore. Sì, il cacciatore, perché l'abbiamo fatto, è l'unico che manca. È quello che... Ah no, è Penny la 7, allora il cacciatore è il 4? Ah, aveva ragione allora chi diceva che la settima è Penny. È giusto, perché quello è il simbolo del rituale. E il quarto è l'arciere. Sì, che è stato tipo il secondo che abbiamo fatto. Penny è la 7 sicuro, ok, quindi ci mancano il 2 e il 6. E per completare, insomma, le righe, il 2, il 6 e l'8. Però già al prossimo dovrei riuscire a tornare indietro e farmi il pass per la palestra per setappare le statistiche del mio main character di Sidonia. Vero? Anzi, di Franci, perché dovrei essere Franci qua. Quaterna. Comportamento impeccabile. Abbiamo fatti 4. Anche io ricordavo 3. La chat concordava prima con 3. Sono 4. Jeon Lily, 8° mese. Sono la sorella del ragazzo con il linfoma al quale avevi scritto 2 anni fa dopo aver saputo di quanto ci fossero conforto le live con il maestro. Volevo solo dirti che ora mio fratello è in remissione, ma noi siamo ancora qui a seguire. Godo, cazzo. Un abbraccione. Sono super contento. Godo. Grazie di questo messaggio. Capitana Buffy. Giusto, la Capitana Buffy è la mia preferita. Si allena a Prato. Bisogno. No, ma perché c'è un'ombrina di merda sta cosa? Vabbè, mi accontento. S'allena a Prato. Bello però. Bello che si alleni a Prato, mi fa piacere. A Prato ci ho suonato un po' di volte.
Bella storia. La capitana Buffy suona nei locali pratesi con la comunità cinese, che è molto molto grande a Prato. Per chi non lo sapesse, pensate che la comunità cinese a Prato è talmente numerosa che i cestini a spazzatura hanno le scritte anche in cinese, o addirittura a volte solo in cinese, almeno ai tempi in cui seguivo la scena di Prato a livello musicale, c'erano i cestini in cinese. Non so se ancora oggi è così, penso di sì. Comunque non mi immagino un cambiamento così a stretto giro. Io sono di Prato e confermo, beh, posto. Adesso ci sono solo cinesi, vabbè. Falenic minuscolo. Probabilmente non mi crederai, ma a Prato ci sono dei piccoli piccoli Falenic, va bene. Quindi in realtà dobbiamo muoverci verso il lato ovest della mappa. Capitano Lodenstein. Ah, è il prossimo. Sei mai stato a Ham? Sai, quella piccola valle a ovest dei boschi di Histam, dove spesso va il capitano Lodenstein, è la quest da traccare. Poi cartelli mobili. Un mio amico ranger, aspetta, c'è anche questa da fare, mi ha parlato di questi cartelli mobili sul lago. Dice che se si sale sui pulsanti nell'ordine giusto e si seguono tutti i cartelli si arriverà a un tesoro. Va bene. Altri invece dicono che ti portano in un loop senza fine. È giusto, perché sono mobili questi cartelli. Poi succhiaterra. Stavo parlando con Maris Piper prima. Hai presente quella che gestisce la fattoria sul torrente? Crede che i succhiaterra abbiano aperto bottega da qualche parte vicino alla sua fattoria. Giusto, e non davano più i viveri a Harbor Town. Si chiama Harbor Town? Sì. Quella fattoria fornisce gran parte del cibo di Harbor Town. Se i succhiaterra ne prenderanno il controllo sarà un casino. Supereroina. Le melme mi hanno teso un'imboscata nelle paludi. Una supereroina incappucciata è saltata dentro per salvarmi. Giuro che non me lo sto inventando. Quindi questa non dovrebbe essere però una capitana. Potrebbe però, perché la donna di metallo è una capitana e non veniva citata come tale. Quindi potrebbe essere un'altra capitana. Capitana Sybil. Il mio programma preferito alla radio è Sybil FM, condotto dalla capitana Sybil in persona dalle paludi. Capitana Gladiola. Ho sentito che il giro di ronda della capitana Gladiola la porta attraverso il cimitero ovest di Harbor Town. Dove pensi che vada? Ok, abbiamo un po' di quest. Mi occuperei di queste due e poi procederei verso Capitana Buffy e Falenic. Dobbiamo però prima fare un attimo un discorso sull'esploro. Quali quadrati abbiamo lasciato inesplorati? Secondo me da qui non abbiamo esplorato una sega, ma vi chiedo conferma. Io penso sia Gladiola. Però è Gladius. Quindi Gladiola? Non lo so, a me torna Gladiola. Scopriremo solo vivendo. Boschi di Histam è una mappa non esplorata. Forse addirittura questi sono da fare. Aiutatemi un po' a ricordare. Gladiola come il fiore. Ok. Gladiola. Il gladiolo è un fiore. Allora a posto. Allora è gladiola. Manca la parte centrale di Histam. Mira Lago. Capitano Lodenstein. Ovviamente è la quest. Meglio ridare un'occhiata ai boss. Io ripartirei da Clio. Ripartirei da Clio, ragazzi. Che ne dite? Ripartiamo da Clio e vediamo un attimo di orientarci. Il parco di Nuova Virral credo sia stato esplorato per intero. Lì, se non erro, c'eri stato in quella puntata dove ti avevano fatto impazzire con i sassi. Ora vediamo. Tanto se abbiamo già esplorato ci sarà familiare, no? Controlliamo un attimo la squadra, scusate. Che abbiamo il rubinetto che... Ah, è vero che si era evoluto nella bellissima Evo che poi faceva la fusione con Decibella. Squarterrore, Robin Dunn, Van Postore e il Malabard. Allora, continuerei a esplorare un po' con questa squadra, però ci sono altre evoluzioni da fare. Dobbiamo fare anche un controllo lato evoluzioni per la point.
La parte subito a sinistra di Cleo l'hai fatta, ma non benissimo. Perché eravamo di fretta. Che è questa? Vediamo un po', dai. Allora, vediamo un po' partendo dal basso. Questa grotta, se non sbaglio, l'abbiamo fatta. Sicuro, me la ricordo. Saliamo qua su. Qui c'era il puzzle che abbiamo completato. Ma non prenderei né il notaio né tuttovede, ma per riambientarci direi che possiamo fare questa battaglia. Riambientiamoci un attimo. Spruzzega, ok, che abbassa la difesa su Braxfrax. E qui, avendo ecolocazione, possiamo fare direttamente lo Zefiro. Che penso sciotti, infatti. Non devo spammare A, è un vizio che mi sono portato dietro dalle vacanze. Allora, qua sotto c'è sicuramente un quadrato inesplorato, al quale darei un'occhiata. Qua su c'era, giusto, qua su c'era la roba dei vampiri. Mentre qua non abbiamo fatto nulla, quindi vediamo un attimo. Tutto rotto. Questo sasso qui ci ho messo io? Sì. È evidente. Aspettate che qua dobbiamo vedere questo quadratino. Che cos'è quello? Chi è? È un capitano? Miralago. Chi è sto tizio? Ehi! Tizio amichevole. Ma chi sei tu? Un Chad. Occhio dove metti i piedi, rischi di inciampare in tutto questo ciarpame. Lui ha proprio la voce da sexy boy. E questa stanza che cos'è? Di solito la gente cade dal cielo e finisce in mare, no? Oddio, lui è arrivato con tutta la stanza? Beh, io no. Io sono finito qui con tutta la mia roba. Questo un tempo era il mio appartamento, con qualche muro in più. E questo è rilevantissimo, è forse la cosa di trama più importante successa negli ultimi due episodi, perché allora il trasporto non può essere il sonno e basta, il motivo dello spostamento. Qua si è mosso un cristiano con le sue cose. Sembrerebbero più ultravarchi che viaggi onirici. Sembrerebbero portali che si aprono e possono prendere non solo le persone, ma anche l'ambiente circostante. Perché per ora noi stavamo separando le due cose, vi ricordate? O cadono i palazzi, il centro commerciale, o cadono le persone. O arrivano le persone, ma su mezzi di trasporto, tipo la barca dei primi abitanti di Harbour Town, la nave da guerra inglese. Però il fatto che questo tizio sia arrivato con il suo appartamento, con la sua stanza, mi fa pensare che allora siano proprio portali. Chissà perché però si stanno aprendo. Ma questo non lo sapevi già? C'era il tizio della setta che è morto, che aveva la sua valigetta con i soldi veri. Però la valigetta è un conto. E un appartamento è un altro. Nel senso che se i portali, o meglio, se i viaggi sono sulle persone, ci sta che per magia le persone si portino dietro anche quello che avevano in mano in quel momento. Se sono trasporti magici di cristiani, posso accettare che viaggiando con i vestiti si viaggia anche con gli oggetti che hai addosso. Infatti, se non sbaglio, una delle speculazioni fu questo stava chiudendo un affare losco mentre stava per essere trasportato a Nuova Wirral. Però in questo caso Totale stava semplicemente vivendo nel suo appartamento. E il centro commerciale caduto? Lì però non abbiamo testimonianze di persone cadute assieme al centro commerciale. E infatti, come stavo dicendo, stiamo separando le due cose, stavamo separando le due cose, e adesso non ha più senso separarle. E come ha fatto il tuo appartamento ad arrivare fino a Nuova Wirral? Ovviamente lui non lo sa, però glielo chiediamo lo stesso.
Bella domanda, se non altro tutti i miei disegni e block notes sono rimasti con me. I'm Felix. Io sono Felix, piacere di conoscerti. Io sono Franci. Hey. Ciao Felix, che ci fai qui? Attenzione. The guy she tells you not to worry about. Sto cercando una cosa. Quasi tutta questa roba è andata a pezzi quando la stanza è piovuta dal cielo insieme a me. E poi la pioggia ha fatto il resto. Ma qui intorno c'è una cosa che è sicuramente rimasta intatta. Ok, questa è un'altra cosa importante. Perché io credevo che lui fosse appena arrivato, ma in realtà è arrivato da un po' come tanti altri. Kaylee e Felix si conoscono già, lui è semplicemente tornato sul luogo del delitto. Cosa è rimasto intatto? Disegno? Lo sapevo. Il sigillo non si è rotto. L'acqua non dovrebbe esserci entrata. Ma che cos'è? Temo sia difficile da spiegare. Passa a casa mia, a Harbour Town Ovest. Ti farò vedere. È una delle case chiuse, sì sì sì. Là in basso forse. E infatti. Incontra Felix nella sua casa di Harbour Town Ovest. Il sigillo... Non credo sia un tritaerba, ragazzi. Non credo ci faccia fare le canne. Vasellina, spero di no. Il sigillo non si è rotto. Sembrava un rullino. Una pellicola. Non lo so. Qua? Nulla. Va bene, molto interessante. Un test di gravidanza. Beh, credo che sia un po' datato se lo ha ritrovato qua ed è caduto da un po'. Sentite, sono troppo curioso. Ci andiamo? Facciamo prima però quella roba instabile. Cos'è questo? Ok, figo. Non ci arrivo. Questo qui è da fare? Mm. La terra si prende cura di tutti noi, se glielo permetteremo. Siamo belli in alto col livello. Ora è vero anche che in questo gioco il livello lascia il tempo che trova. Ma qui facciamo lo spruzzega? No, facciamo lo sputega. Non serve a niente, tanto con lo zefiro muore sto coso. Il terracotto non penso che starà tanto meglio. No, aspetta, il torrente che fa? Colpisce più volte ciascun membro di una squadra. Va bene, no, allora si può fa. Vai. Bussa. Mi stavo giusto appunto chiedendo, qualora avesse preso la kill, se il secondo hit sarebbe o meno arrivato sull'allenatore. La risposta è positiva, quindi questa interazione, che ora era abbastanza inutile, ci potrebbe invece dare dei vantaggi in futuro. Questo conta come bullismo, non credo. Credevo che la terra mi avrebbe aiutato a vincere. A pensarci bene, quadrilioni di esseri sono dovuti morire perché l'uomo si evolvesse e sopravvivesse. La natura è una bestia implacabile e assetata di sangue. Non possiamo sperare che siano delle forze esterne a salvarci, tantomeno a un pianeta capriccioso, impersonale e indifferente. Noi esseri umani dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri, perché nessun altro lo farà. Quindi, lei non parla forse solo della Terra come pianeta, ma anche proprio dell'elemento Terra che stava utilizzando in battaglia. Va bene. Un po' creepy. Ma voi siete tutti da fare? Secondo me sì. C'è un campeggio non lontano da qui, ma prima vediamo quanto sei bravo. Facciamo lui, quello sotto, e poi andiamo a Harbour Town a capire Felix che cosa ha dentro il cazzetto ancora sigillato. Ma qui spruzzo into Zephyr, non mi importa di dargli il boost, ci muore. Non è vero, non ci muore, ma morirà poi. Non fa niente lo stardigolo. Di tipo astrale, sì, vabbè, lo so. Oddio, incredibile, vuole colpire? Bene.
Felix e la sua erba. Potenziato, purtroppo ci sta togliendo PA, quindi con il rubinetto non riusciamo a far granché. Ho finalmente letargo, buono. E a sto punto sa che lo killiamo next turn. Questo non basta. Attenzione. Miss. Grazie Get Matta 31esimo. 31 come la tua età il prossimo anno. È vero, just a reminder. È vero. Saranno proprio 31. Buono. Sottrai PA imparato, non comune, più uno di durata. Potrebbe tornare utile in alcune boss fight, secondo me. Se prosegui verso est, incrocerai il campeggio. Non puoi sbagliarti. Buono, 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 buono. Porca troia. Vabbè, ho fatto preemptive. Attenzione, il preemptive attack, essendo basato sul potere del pallottolotto, è elementale. Cerchiamo di scappare e ci riusciamo. Quindi fa le interazioni. Hey. Ehi, puoi salire un attimo su questo pulsante? Sì, certo. Questo è il primo di quelli che i ranger chiamano cartelli mobili. Secondo alcuni, se si sale sui pulsanti nel giusto ordine e si seguono tutti i segnali, si arriverà a un tesoro. Altri dicono che portino in un grande loop. E ora che si fa? Ormai siamo qua, Felix ci aspetta prima di girarsi il cannone. Dai. Intanto la grinda bene, Felix. Si fa un purino così lui già starta. Prima il cannone, no, 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 lui si fa un purino. Noi intanto seguiamo le frecce. Siamo tutti incartellati, come scrive Ertra, e Felix dovrà pur saperlo. Va bene, quindi freccia in giù. Oddio. Non chiedermi dove sono le mie... Questa è una città Pokémon. Alla tizia che dice di non chiederle dove sono le Pokéball. Ci sta. Beh, del resto immagino proprio che abbiano giocato a Pokémon i signori di Byten Studios. Lui c'ha due foche nel culo. Sta driftando sto pad. Non so se vedete che ogni tanto mi scatta. G. Puro puro. Buono. Sto riuscendo a non spammare. Tengo le mie cassette nello zaino impermeabile, ovviamente. Lago di tanta sete. Wow. Ok, qui ci dovrebbe essere un altro. Qui c'è divieto d'accesso. Mi aspettavo un'altra freccia io. Quindi non è il giusto ordine. Dunque, questo è il primo di quei cartelli che i ranger chiamano cartelli mobili. Secondo alcuni, se si sale sui pulsanti nel giusto ordine e si seguono tutti i segnali, si arriverà a un tesoro. Ok, però allora la freccia in questo momento mi sta segnalando il numero 2 o il tesoro? Vediamo, proviamo a riseguire la freccia. Ah, perché ci sono altri pulsanti effettivamente, eccoli qua. Vediamo un po'. Ok. Adesso destra. E ora qui mi aspetto un fanculo. No, ok. Facciamo intanto lei. Quello? Aspetta, queste sono le statuette dei cazzi.
Sono impegnata in un'importante ricerca, sparisci. Ragostacolo e conostacio, va bene. Io qui farei spruzzo pazzo, into zefiro. Quante bulky. Grazie bromano di periferia per il 27esimo. Super bulky lui, non me lo ricordavo così resistente. Avete visto come ha retto bene? Zefiro. Siamo anche boostati, cazzo. Super tanky. Complimenti a lui. Abbassato un po' il volume. Ok. Spruzzega, zefirega. Arrivederci. A rispruzzi pazzi. Oddio, ma split evo? Non può essere l'evo finale. È una split evo. Non ha senso che l'aragostacolo diventi così magro, no? Dobbiamo guardarci il bestiario. Semaforello è molto carino. Forse il più carino dei tre. Perché unisce davvero tanto gli oggetti stradali all'animale. È proprio un ibrido bello. Rete idrica, cosa che faceva? Colpisce tutti sul campo di battaglia tranne l'utilizzatore. Va bene, non lo faremo. E questo mi aspetto che sia zero bulky, ma velocissimo, guardate, ha agito prima di noi. Spacca mattoni. Multi hit. Come torrente. Comunque regge bene, non penso che reggerà questo doppio attacco. E invece sì. No. Infermieria. Grazie Gandalf della sub, raga. Cura un bersaglio del 50% dei PV massimi. Mazza. E ha fatto la quinta stella, decibella. Sì, però non credo si evolva ancora. Recover. Questa è recover. Non ti sembra che queste statue di Conostaci abbiano un aspetto strano? Sì, già l'abbiamo fatto sto puzzle, però fermati un attimo. Qua dobbiamo prima fare un po' di managgemento della decibella. Non so se lo darei a decibella. Perché decibella ha tutto quello che serve. Però è vero che ecolocazione permetterebbe al recover forse di fare entrambe le cose. Il muro non ti serve in questo set. Insomma, Gabri, il muro ad area ci ha aiutato tantissimo con gli arcangeli. Diciamo che sono d'accordo nel dire che il muro e la recover siano un unico slot su cui ragionare. Cioè non puoi avere il muro e il recover. Puoi scegliere tra l'utility move recover ad area e l'utility move il muro. Scaricato superfluo, no. Scaricato, vi ricordo che cos'è, è la passiva che non permette a decibella di prendersi la reazione dell'elettrostatico, che è fondamentale come passiva, perché decibella muore praticamente solo da quello. Ok, è situazionale? Cioè, va bene, però non è che possiamo prevedere quando ci troveremo davanti a un elettro. Chi altro lo impara? Guardiamo dall'inventario. Credo solo decibella perché è la mossa 5 stelle. Però mai dire mai. Guardiamo un attimo dall'inventario. Infermieria. Dov'è? Sputo serve sempre, raga. Non è qui? Ah, perché non l'ha messa in ordine alfabetico. La impara anche Robindam, ma è completamente inutile sul Robindam. Sì, ho capito che dovevo ordinarlo.
infatti ora le ordiniamo in ogni caso. Però su Robin Dam ancora peggio. Cazzo la metti su Robin Dam? Allora facciamo così. Mettiamo infermeria su muro, tranne nel caso di un arcangelo. Che poi è infermiera, non infermeria. Che dite? Cioè, lo teniamo addosso, vediamo come va. Raga, sono dislessico io, c'è scritto infermiera e non infermeria. No, ho letto male io, amici, scusate. Sono 5 PA contro 2? Sì. Togliamo questo. No. Essendo DPS con decibella, vedo molto poco probabile avere 5 punti da spendere. Mi serve quello d'aria, perché almeno la chance in più per lo slot vuoto ce la giochiamo su qualcuno che ha effettivamente uno slot vuoto. Scusate un secondo, mi sta arrivando mail della roba del bagaglio. Ok. In teoria sono stati presi i bagagli. Sì. Ragazzi, è ufficiale, i bagagli sono stati ritirati. Ho le valigie. Godo. Godo. Sto godendo in silenzio, senza esultare, perché... perché, avete capito, no? Però sono contento. Infermiera in una fusione, grazie allo scoiattolo delle 5 sub, grazie mille. In una fusione la rende praticamente immortale. Vero, però ci deve arrivare la fusione. Non mi piace pensare che il nostro set funzioni solo a condizione che... che cazzo, però. Che vuoi? Possiamo fuggire. Ah, dobbiamo vedere nel bestiario l'evoluzione del conostaceo. Scappiamo un attimo. E allora mi sa che i conostacei, cioè i magistacei qua, le statue loro si spostano con quest'altro tasto, credo. Se no bisogna ricominciare da capo. Scusate, ancora mia mamma. Allora, bestiario. Dov'è che è? Eccolo qua. Quindi sì, c'è una split evo del conostaceo. Grazie Ricky dell'abbonamento in regalo, grazie. Finisci il percorso o ti perdi. Avete ragione voi, è saggio. Ci torno un'altra volta. Ora, questo l'abbiamo già fatto prima. Adesso è lui, adesso è quello che ho cercato di prendere all'inizio. Porco di... Però, pubblico saggio, mi sono già perso. Va bene. Allora, freccia in basso, non fare il gradasso. Quale avevo preso, questa? No, mannaggia. Freccia in basso, non fare il gradasso. Oh, ho fatto l'ascensione castorica. Ok, freccia in basso, non fare il Devi andare dritto dalla freccia. Mi sembrerebbe il caso. Ok. Quindi adesso è lui. Ah, sta proprio puntando quindi sui bottoni. Vabbè, of consequences.
esattamente dritto davanti a noi. È lui? No, però è quello che ho preso prima. No, prima ho preso questo. Allora è lui. Ragazzi, mettete emotonli, mettete emotonli. Mettete emotonli, mettete emotonli. Mettete emotonli. Ho preso sempre quello di prima? Ecco sì. Ok, tu. Tu. Io ti giudico pure in emotonli. No, 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 ma non è il giudizio che mi fa paura, è la soluzione. Giudicatemi pure. Ok. Se fosse lui? Proviamo ad andare proprio dritti e basta, finché non ce n'è uno su quel livello. Ora arrivo dall'altra parte della mappa. Eccolo, è lui, è lui, è lui. È chiaramente lui. È chiaramente lui. Oddio godo! Oddio godo, ok. No. Non mi fido. È questo, è lui. Ma c'è un vampiro lì. Non importa, non importa. Ma perché ho fatto un modo d'aria? Mi sono preso il quelpo. Tutto pa para pa pa. Ora a furia di scracchi dobbiamo andare avanti. Davide Ambro, nono mese, super sesso di 9 mesi. Possibile assolutamente. Vai. Po po pue, 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 po. Spruzzo. Spudo. Guddo diuddo. Grazie Dreamworld della sub. Possiamo anche aiutarti a reperire la liquidità per il tuo acquisto immobiliare. Andava a destra. Sono sicuro che andasse a destra la freccia. Attenzione, colpo preventivo, va bene. È un bootleg? Dovrebbe essere bestia lui. Grazie Ricama, togliete la emote only. Penso che il messaggio sia passato. È un bootleg, mi sa. O sbaglio, non dovrebbe essere acqua, dovrebbe essere bestiale, eh? Non ucciderlo per l'amor del signore. Ma è un allenatore, raga. Non lo posso catturare. Se il nome è rosso è un bootleg. Coltello di plastica, madonna che male. Nome rosso, bootleg, ok. A furia di stare in acqua. Colpo in testa. Bellissimo questo. Questo da mette per le boss fight, secondo me. Cioè questa, al contrario, è la mossa da mettere a Robindam solo prima delle boss fight. Cioè siamo davanti al binario B di un arcangelo. Robindam, colpo in testa. Aspetti di arrivare. Intanto comunque fai DPS. Aspetti di arrivare in fondo alla battaglia. Colpo in testa, morto. Colpo in testa, partenza programmata. Però devi spendere, cioè la partenza programmata richiede la spesa dei punti, no? Fusione in tuo colpo in testa, sì sì, è quello il senso.
Headshot è 900% meta, per forza. Bella battaglia, tuttavia colpo in testa. No. Non lo spendi, ma non si attiva praticamente mai. Ah, va in percentuale in base al costo. Vero, vero, vero. No, allora non conviene. No, no, ma quella è proprio la finisher. Cioè, a quel punto giochi Robin Dam con una mossa in meno durante le boss fight, solo perché la mossa in meno non è utilizzabile fino a che non buildi la fusione. Ma se buildi la fusione, magari sei già con la barra piena della fusione, fai meta fight e quando poi il boss va in fase 2, anche tu vai in fase 2. Cioè, ti spari anche tu la tua fase 2, fusione, burst. Il Bloodlust dello sciamano su Warcraft. Anche a noi su Chiaterra piace notare, ci basta non farlo nell'acqua santa, ecco tutto. Oddio, mi scopano. Regà, io userei un paio di oggetti se abbiamo dei riavvolgini. E farei sta robella. Così facciamo anche un po' di palestra. Calcastagni. È un robot con dentro un pesce. Sentite. Ah, non gliel'ho data la mossa. Fondiamo? Fondiamo? Io fonderei, picchierei la ragofoca. E poi catturiamo il calcastagni. Ragionier calcastagni, no, raga. A me ricorda una cosa sola, ma non potete capire. Il direttore marketing, head of marketing di Nintendo Italia, di cognome fa Calcagni, quindi per me è lui dentro una ampolla. Cioè, per me è Stefano dentro questo acquario, non posso pensare diversamente. Non puoi catturare se fondi, vabbè, e poi togliamo la fusione. Tip top stock stick stock ne tocco fuck fuck tick tick tock rock tock da putz stick tock. È vero che l'ecolocazione rimane anche da fusi. Però non posso non fondere, raga. Non posso registrare? No, si posso in realtà. Nastro pieno d'acqua, uno ce l'ho. Vogliamo giocare prima difensivi? No, proviamo a prenderlo pronti via? No. Posso registrare subito, ma non me la sento. Facciamo così. A sto punto. Raffreddato rotto, corrente profonda, ok. Si è fatto male da solo. Self rinverdisci, non lo so. Sì, toglie l'ecolocazione. Però poi mi tolgo anche il boost all'attacco speciale. Attacco a distanza, non è una grande cosa. Col torrente colpiamo due volte il calcastagni. Rimetterei il muro. Tud. E dopo catturiamo, buono. Rompi ghiaccio di nuovo su Kaylee. Vabbè, giustamente la IA cerca di piccare con successo la super efficacia. Grazie Massi. E adesso andiamo in registrazione con Franci, che ha 6 stack, anzi 5 stack di muro. Con il nastro pieno d'acqua su Calcastagni. Di qua andiamo di Zefiro. Buono. Buono, dovremmo riuscire a catturare quasi al 100%. Non mi viene in mente come
possa andare male. Non ci può hittare, anche se non lo hittiamo è già 100%, ma lo hittiamo anche. Preso. Buono, sappiamo ancora giocare, raga. Calcastagni. I calcastagni sono la prova evidente che i mostri di Nuova Wirral devono aver avuto origine altrove, non possono essere nativi dell'isola. Allora, prova evidente, si poteva già principiare questo ragionamento col cono staceo. Per me tutto parte con un cono staceo che ha un cono del traffico come guscio, ma qui le strade non ci sono, quindi va da sé che il parto di questi esseri deve essere collocato da un'altra parte. Non sono del tutto d'accordo con la descrizione del bestiario per un motivo che vi spiego, benché ovviamente il gioco ha sempre ragione. Il calcastagni non è la dimostrazione che gli esseri non sono nativi dell'isola. La bestia che abbiamo davanti è la conferma del fatto che le bestie pescano da elementi esterni al mondo di gioco per, non lo so, vivere e sopravvivere. Hanno parti del loro corpo che ricordano oggetti che con Nuova Wirral non hanno niente a che vedere. Ma questo non significa che non siano nati a Nuova Wirral. Detto questo, non mi sento di andare contro il gioco stesso. Quindi, ok, con questa descrizione non penso ci vogliano far ragionare su quello che ho appena detto. Vogliono dirci che anche questi esseri sono trasportati qui. Se gli arcangeli sono frutto di pensieri dei mondi del multiverso, allora forse anche gli angeli lo sono. E sono banalmente dei pensieri meno forti, meno carichi forse anche di energia emotiva. Il calcastagni è, non so, frutto del pensiero di navigare, che è una roba che non porta con sé un carico di energie negative o positive, è neutro, è un pensiero neutro, e questo è un pesce dentro un sottomarino, che unisce un po' l'idea del solcare le onde sia per un essere umano che per un animale fatto apposta, che vede nell'acqua il suo habitat naturale. L'esoscheletro robotico del calcastagni è una meraviglia tecnologica che protegge perfettamente il pesce al suo interno. Cioè, questo è proprio l'unione del mondo animale e mondo umano impegnato nella navigazione. Gli arcangeli sono ideali, questi anche delle cose più materiali. Potrebbe anche essere il desiderio, Puchetto, di navigare, ok? Solo che il desiderio di navigare è qualcosa di neutro rispetto a la voglia degli umani di creare simulacri, di venerare la dipendenza dai media. Navigare può essere veramente un pensiero con 500 sfaccettature. Navigare perché ti piace il mare, navigare perché lo fai di lavoro, navigare perché devi trasportare degli oggetti. Non necessariamente nasce un'ossessione dietro, cioè sulla navigazione, la voglia di primeggiare. Quindi il cono staceo sarebbe l'espressione del traffico, delle strade, dei mondi del multiverso di Castle Beasts. Calcastagno è frutto del calcastagno, vabbè. Una merda. Tremendo. 100 dappertutto. Il cono staceo sono le bestemmie tirate col traffico. È una battuta, però no. Il cono staceo non sono le bestemmie. I cono staci sono il traffico. Il rapporto dell'uomo con la strada,
che appunto anche in quel caso può avere dei connotati negativi, ma non solo. Perché Tremendo non ha nessun punto forte, replica le statistiche del main character. E Mew? No. Perché i 100 punti su Mew sono buoni. Qui è proprio neutro. Cioè il Calcastagni prende la nostra forma. Quindi non ci potenzia in nulla. Ciao Cree! Come stai? Ci facciamo un giro rapido nel bestiario alla fine di questa battaglia per cercare di applicare questo pensiero a quante più creature possibili. Quanto cazzo è bella sta fusione. Dai Singalek, facci sentire. Non sta singaleccando. Singalek. Vai. Buio, il sangue brucia e non siamo al sicuro. Ma adesso ti serve un amico vero per farti notare. Aiuto che tu senti e gli occhi scintillanti. Ansia, sale da dentro e ti darà la testa. La brezza frena e senti in lontananza. Ora il messaggio è chiaro. Rete idrica. Porco te, l'ho mancato. Fuck. Rete idrica di nuovo. Non missarlo, ti prego. Giovane. Ma scusate, non me ne frega un cazzo della battaglia. Se posso dare un consiglio, nella 1.2.1 mettete la voce leggermente più dentro il mix. Forse un po' troppo alta in questa traccia e basta. Perché così, se la mettete dentro il mix, queste parti con la doppia voce vengono fuori ancora di più. Rete idrica ancora. Occhio. Buio, il sangue questa. Brucia, non siamo questa sicuro, deve stare un po' più dentro, secondo me. Ma adesso ti serve un e così dopo vero, tira la botta. Per farti notare. Aiuto che tu senti agli occhi scintillanti. Ansia, sale da dentro e ti dà la testa. La brezza frena e senti in lontananza. Voglio uccidere con questa mossa, posso? Questa fusione è incredibile comunque, bellissima. Questo ritornello è potentissimo, potentissimo. Bella. Critica. Riduce l'attacco a distanza del bersaglio. Ok. Era questo la... Dai, basta. Lotad pazzo. Girinfea, ok. È un girino più una ninfea, va bene.
Però Zephyroth qui potrebbe fare male. Andrei di sputo. Madonna, meno male non ho fatto lo Zephyroth. No, Kaylee. No, Kaylee. No, coglione. Accidenti al cazzo! Ok, era qua la freccia, buono. Facciamo che usiamo i riavvolgini che non si sa mai cosa troviamo. Tanto voglio di... Lascia Kaylee con un HP, si rifiuta di lavorare oltre, si ammazza. Esatto. Aspetta però, perché questo potrebbe essere il tranello di Raimondo Vianello, quindi... In teoria è quello. Ma lo sai te? No! E codesto ora? Ma come si fa? Ma così il tranello di Raimondo Vianello non può essere risolto. E questi sono i casini della Mondaini in questo caso. Come si fa? Abbiamo un 50 e 50. Allora, proviamo a allinearci proprio. Ok, va bene. Però se vado in linea di Godo arriverò anche agli altri due pulsanti. Sono due tra l'altro. Quindi peraltro esatto è un 33%. Oh, che cazzo. Allora35% entra raga, entra easy. Got it. La girinfea è lo stato larvale del ninfrufru. E vive sott'acqua finché non ha raggiunto la maturità. Dal momento che non ha ancora sviluppato degli arti, sa attaccare solo con la lunga lingua, che secerne un muco viscoso capace di rallentare chiunque cerchi di attaccarlo. Bene. 120 in PV, attacco in mischia e velocità. Non male. Resistenza a pianta, ci sta. Buoni un attimo, facciamo quello che avrei voluto fare in precedenza. Ovvero apriamo il bestiario. Buono. Allora, andiamo nel bestios. In teoria, molti di questi signori potrebbero essere nati dai miti ai quali fa riferimento la pagina numero 2 del bestiario. Questo potrebbe essere nato dal mito dello Tsuchinoko. Questa da Medusa. Dobbiamo probabilmente fare l'evo finale di questo starter. Sirenata nasce dalla musica. Cioè in teoria tutti i creativi dietro Project Ego Balego che fanno le canzoni contribuiscono a generare questo mostro. Che al solito non ha un connotato né positivo né negativo. È la musica, è il pensiero dietro alla musica, ma la musica può essere salvezza per taluni e condanna per altri. Dandileone
nasce dalla sensazione, anzi dalla percezione dell'impollinamento primaverile. La BO2 di decibella, vero, vero. Non c'è. Ah no, invece sì. Nella mitologia greca le arpie... Ah, è un'arpia? No. Sono creature mitologiche che generavano vento e tempeste. Ok, ha senso però. Come le sirene sono descritte come esseri metà umani e metà uccello. Oddio, più la leggo, più il collegamento è sensato. Non la vedo esteticamente. Se vedo decibella non penso a un'arpia. Però capisco perché. Come le sirene sono metà umane e metà mostruose e generano vento e tempeste, decibella e aria. Ecco, Macabra già è più difficile da leggere come mostro che nasce da un pensiero umano condiviso. Potrebbe essere genericamente legato alla morte. Questo, per esempio, potrebbe essere un mostro che nasce dalla luce, dall'invenzione della luce, dell'elettricità, della necessità, per qualsiasi motivo, dell'uomo di illuminare il buio. La morte, però, è un pensiero forte. Sì, ma solo se ne parliamo come paura della morte. Però la percezione della morte, spesso e volentieri, è una tacita accettazione delle condizioni della vita. Noi tutti quando nasciamo sappiamo che la morte esiste sin da bambini. Questo non significa averne paura. Grazie Benedetta della sub, 10 mesi insieme. Real Arrotino dice: dalle falene che sono attratte dalla luce. Non è un commento stupido, perché non sappiamo se gli animali del mondo reale possono creare degli angeli. Sono solo pensieri umani o anche pensieri, reazioni istintive animali a generare i mostri di Cassette Beasts? GatTV già trovo meno collegamenti. Rileggiamo di nuovo la descrizione del Calcastagni, se non l'ho superata. I calcastagni sono la prova evidente che i mostri di Nuova Virral devono aver avuto origine altrove. Non possono essere nativi dell'isola. Dove però? Sono... Allora, se non ci fossero stati gli oggetti, avrei tirato fuori la teoria della vita. Però la presenza di oggetti, di edifici trasportati in questo luogo rende ciò che sto per dire un po' fumoso. Ma se gli angeli e gli arcangeli sono pensieri, non sarebbe stato figo se anche noi non fossimo altro che versioni ideali di noi stessi? O idealizzazioni che gli altri compiono della nostra persona? Cioè, è possibile che la percezione degli altri di Saidonia possa creare il Saidonia di Nuova Virral? O magari potremmo andare ancora più macroscopicamente. Il sentimento di abbandono crea Meredith. Ok? E il coraggio, il sentimento di coraggio crea Yanthe. Il problema di questa teoria è che gli edifici dovrebbero essere una versione idealizzata di loro. Ci sta, ma non capisco perché gli oggetti debbano essere esclusi. Perché un centro commerciale non so come possa essere percepito in tal modo da generare una sua versione a Nuova Virral. Più o meno, bravi, ottima osservazione, ottimo paragone, Arcanamundi, come i diavoli di Chainsaw Man, per chi ha visto Chainsaw Man. Esatto.
esattamente come in Chainsaw Man il diavolo nasce dalla paura di qualcosa, così qui anche l'uomo in realtà è un altro angelo, ancora. Ed è il frutto di un sentimento. Però se siamo angeli, perché ci possiamo trasformare in altri angeli? Però non possiamo noi, lo fanno le cassette. Il pirandello nazionale ci ricorda che ci sono letteralmente infinite versioni di come siamo percepiti dagli altri. Certo. E il ricordo della vita precedente, anch'essa inventata, questa è una problematica importante della teoria appena enunciata. Perché un ricettacolo di emozioni, della stessa emozione in realtà moltiplicata per un numero indefinito di esseri umani, dovrebbe avere il ricordo della vita precedente? Giusto. Forse dobbiamo abbandonare questa romantica ma piena di ostacoli teoria. Non ha molto senso, a meno che non sia la percezione che gli altri hanno di noi, ma ha poco senso perché i mostri non nascono dalla percezione che gli altri hanno di un mostro nel mondo vero, ma appunto sono idee legate a dei pensieri, a delle emozioni, a degli eventi. Quindi no. Ok, detto questo, dobbiamo un attimo gestire il Vianello Gate. Senti un po', Ganondorf VGC. La 1, la 2 o la 3? Se sbagli non ti preoccupare. Ma se avrai ragione, verrai ricordato per sempre. La 1, va bene. Allora, se fosse la 1... Lasciami stare! Se fosse la 1, sarebbe un tranello incredibile, perché non prenderei mai la 1. Fatemi vedere qual è quella allineata. Okay. Non prenderei mai la 1 perché è proprio quella scontata, no? Però magari potrebbero basare... l'indovinello su questa reazione istintiva del videogiocatore, grazie a Xendolas della conversione. Vado. Ganondorf. Cioè, ho difficoltà a misurare le tue palle. Una roba fuori di testa proprio. Questa dovrebbe essere... A sto punto facciamo tutte le prime. A sto punto andiamo su tutte le prime. Probabilmente con questa soluzione abbiamo avuto la risposta che sono sempre le prime che incontriamo. Ecco l'evoluzione. Diventa un po' più un K. È quella più scontata, quindi non la prenderesti mai. Quindi è quella giusta, doppia trick mentale. Beh, ci sta, perché alla fine non c'è nessun indizio che ti fa capire che la prima è quella giusta. Lo devi scoprire con trial and error. Allora, adesso, grazie Manzorro della sub, 18° mese. Adesso, sperando che questi non si ammazzino da soli, io farei sputo into sputo. Porca troia.
qui sputo, qui cattura, direi. No, perché? La cattura la facciamo qua. E qua facciamo Zefiro. Preso. 56%. Sì, ma l'indovinello è segui il percorso diritto verso dove ti dice la freccia e premi i pulsanti. Perché mai dovresti saltare un pulsante solo perché magari è in traiettoria? Perché magari in traiettoria ce n'è un altro più avanti? È illogico. Ma quale indizio, non sapendo né leggere né scrivere, è la prima in linea retta? Ok. Lo stadio adulto di un Girinfea. Gli arti del Ninfrufru gli consentono di cacciare il cibo. Spesso si apposta sulle sponde di stagni e laghi. Se passa qualcuno o qualcosa che il Ninfrufru ritiene commestibile, tenterà di attirarlo con la sua lunga lingua. Questo che cazzo è un K? E basta, nasce dal pensiero di un K. Se passa qualcuno o qualcosa, tenta di attirarlo con la sua lunga lingua. Poi anche un po' una rana. Hai trovato qualche bootleg? Sì, abbiamo trovato lo squartatore, come cazzo si chiama. Comunque gli altri due pulsanti dopo non erano nemmeno in traiettoria, erano leggermente spostati. Invece mi sembravano in traiettoria, pensa un po'. Resistenza pianta, lingua appiccicosa, muro pianta, doppio colpo, foglia curativa. È un po' erba acqua, anche se qui c'è un solo tipo. Pensiero di affogare, grazie a Philos Fire che si abbona per l'ottavo mese. Dalla mappa si vede. Ok. Cosa? Cosa si vede dalla mappa? Oddio, aspetta, qual era l'altro pulsante? Dov'era l'altro pulsante, ragazzi? Ok, l'abbiamo triggerato qua. Non ho visto le stat, 180 attacco fisico. Non le ho viste, stavo pensando al puzzle, scusate. A parte che c'è qualcosa. Io qui ci andrei un attimo, però. Adoro quando qualcuno mi racconta la storia dell'evento Cigno Nero che ha vissuto nel suo mondo di origine. Ok. Gli eventi Cigno Nero sono eventi storici importanti che si presentano a sorpresa e cambiano tutto. Tipo la guerra mondiale. No, l'ultimo era in alto. Ah, ma quindi non spariscono le frecce vecchie? Era su, ok. Ne ho sentite di tutti i colori. Insurrezioni fasciste, pandemie, guerre globali. Sì, sì, ci avevo dato. Cambiamenti climatici inarrestabili, catastrofi ecologiche da microplastica. Prova a immaginare un mondo in cui sono presenti tutte queste cose insieme. Quanto sarebbero condannati. Pensiero profondo. No, le vecchie rimangono, solo se sbagli si resetta. Ok, ok. È una bella battuta comunque quella dell'NPC. È una bella battuta quella dell'NPC. Però purtroppo miope del fatto che il mondo tende a essere complicato. Il mio evento preferito è la guerra tra umani e squali del 2023. Avrebbero dovuto prevederla. Va bene. Ok. Se pensate che io ci abbia ragionato, pensate male. Automazione, la chance di usare la mossa successiva nella lista costa 0 PA a fine turno. Ogni turno? Se ogni turno è colpo in testa a momento. Ha una chance, sì. Ogni turno. E non c'è scritto che la chance
diventa bassa, più bassa se costa tanti PA. Il 10%? 10% è poco. 10% è poco. 10% è pochino, ragazzi, perché costa due slot praticamente. Sono due slot morti. Fatemi ragionare un attimo. Potremmo togliere la freccia avventosa, la freccetta avventosa. Perché sono morti due? Perché Fe, praticamente l'altra la usi solo durante le boss fight senza il proc di automazione. Però cosa tolgo? Cosa tolgo? Anche lama eroica? Insomma, forse braccia in alto. Non tendiamo mai a boostarlo perché abbiamo sete di sangue. Perché tu la vuoi mettere per forza sulla mossa più forte. E no, io la voglio mettere proprio sul trono da 200. Carica a molla non la posso togliere, ragazzi. È rischioso quando fai catture, grazie a Nerdrev the Ride, vero? Però basta non mettere Robin Dam durante le catture. Braccia in alto si può togliere perché tanto c'è sete di sangue. Andrebbe tolta. Braccia in alto, freccetta avventosa. E poi fare così. E fare così. Dov'è l'altra? Come cazzo si chiamava? Me lo ricordo. Ordina, sì, va bene, ma come si chiamava? Vi ricordate come si chiamava la mossa bomba? Ah, la freccetta avventosa, ok. No, non lo è, no. Colpo in testa, grazie. Ne ho due, sta. Grazie Walter Max del 25esimo. Mettiamo un attimo davanti Robin Dam e scopriamo quante volte procca. Magari non lo voglio scoprire durante una boss fight. Allora, dicevamo, era una freccetta verso l'alto. Scopriamo però dov'era, perché io non me lo ricordo già più. Era quella. Era questa destra, forse? No. Seguiamo ste frecce un attimo, non mi ricordo. La biografia. Di che cosa? Sì, perdonia perché ho... Però aspetta, questa va... Dove vai? Quello vicino. Ragazzi, una cosa alla volta, perché per leggere, cioè per mettere questa mossa non mi ricordo più quali sono le freccette, quindi la bio la leggo dopo. Mi sa che era questa, perché adesso la freccetta incontra questa zolla e non c'è niente. Quindi è per forza questa. Non è questa, ovviamente. In teoria è questa. Pezzo di merda, ok. Sta caricando l'altro pezzo di mappa. Perché non posso salirci? Okay. Va bene. Lei. Non è un tesoro, è un arcangelo. Ma
questi magistacei come li sposto? Forse da dentro? Non mi aspettavo che fosse un arcangelo, regà. Pensavo che sarebbe stata una reward. Sì, addirittura quei magistaci erano solo un teaser di quello che sarebbe stato il puzzle centrale di questa stazione. Cos'è sta roba? Lasciami stare, rubinetto. Va bene, dai. Ah, mazza, contessa. Pensavo fossero rubinetti piccini. Ok. Beh, qui il DP non ci manca, eh. Facciamo lama eroica into Zefiro. Una kill la prendiamo di sicuro. Secondo me una sola, però. Ma adesso procca il colpo in testa. Vabbè, aspetta, fine turno. Faccio sputo e colpo e vediamo se resiste. Felix e poco Felix. Sì, l'abbiamo lasciato lì pure. Cos'è sta roba? Superfici riflettenti. Signore degli specchi. Lasciami stare. No, gli ho dato vapore curativo, ma che cazzo. Non penso resisterà, ma... Si sta facendo le canne, quindi è nel chilling ad aspettarci, avete ragione. L'indovinello non lo farà mai senza aiuto. Ragazzi, ragazzi, guardate che succede. Ok. Well. Ok. Questo cambia loro tre. Cambia sempre a gruppo. No, cambia tutti quelli che tocca praticamente. Va bene. Cambia tutti quelli che tocca, sì, è corretto. Quindi adesso lo abbiamo finito? No, perché così me ne mancherà uno. Ecco qua. Fugheroli. E adesso così mi si spaiano questi. Allora, lui mi è rimasto da solo. No. No. Così, così mi ricambia solo questi qua. Non va bene. Ragazzi, qua dobbiamo trovare il modo di switcharli. Allora, aspetta. Se io faccio così. No. Bella sta musica. No, così sono spaiati. Devono essere switchati in modo tale poi che con un unico switch li facciamo diventare tutti blu. Così ne cambio troppi. Così cambio quelli che mi servono. Va bene. E adesso però cambio anche quello in mezzo di nuovo, vero? Fanculo. Perché effettivamente ne tocca tre questo. Ovviamente cambiano tutti quelli adiacenti oltre che il pulsante. Fanculo, ok. Devo ragionare con quello centrale che è quello che ne tocca di più. No, così sto facendo solo un gran casino. Ragazzi, è difficile. Per la mia testa, ovviamente. Voi l'avrete fatto in 3 secondi ed è illogico che io pensi in questo modo, però. Io con i puzzle faccio schifo.
E adesso che ci ho guadagnato. No, ti prego, non rompere il cazzo. Fatemi fuggire. Ah, ok, la fusione, cioè il potere che ha fatto la reazione elementale, non è un bootleg, non è il rosso. Adesso purtroppo ne cambiano un quarto. Porca di quelle puttane. Sì, ma me ne... Comunque... Mi comporto, me ne rimane uno spaiato. Dio Christus. Ma secondo me bisogna fare prima quelli lontani. Tu adesso tocchi... Ok. Non abbiamo risolto una minchia di niente. Questo ne cambia troppi. Allora aspetta, se io riuscissi a fare, se io riuscissi a avere tutti questi di un tipo, ok, tutti questi qua che vengono switchati da quello in mezzo, ok, e questi di un altro colore, avrei risolto. Forse devo ragionare così. Aspettate, devono essere, proviamo a fare questi tutti rossi, ok, ci riesco adesso a cambiare solo questo? Mai nella vita. Mai nella vita. Ok. No, perché adesso ce n'è uno di troppo. Madonna, ma è... mi sta fottendo il cervello malissimo. Ci sono vicino. Adesso mi se ne spaia uno. Affanculo, vai. Continuo a avvicinarmici e poi fottermi con l'ultimo. C'era un puzzle simile in Genshin, ci ho perso 15 minuti, qui penso ne siano passati già 5 buoni. Purtroppo così. No, aspetta, aspetta. E ora però se li cambio tutti così non risolvo niente. O ci facciamo guidare dal flow. Adesso sono 4, quindi mi rimane spaiato quello in mezzo. Così sono spaiati solo i due ai lati, vero? Mo giro questo così. Questo così. E no. Lasciami stare! Lasciami stare! Lasciami ragionare! Se esci, resetta. Ok, ok. Ma proviamo poi a resettare. Rimane spaiato quello in mezzo così. Allora, usciamo e rientriamo. Sto male. La figura di partenza è questa. Ok, la figura di partenza è 5 e 4. Quanto è difficile, raga. Richiede concentrazione massima sta cosa. Richiede vera concentrazione massima. Porca puttana.
Provo ad andare un po' a caso e vedere cosa succede. Cioè a caso, a creare le pitture casuali. Questo mi cambierà questi qua. Questo mi cambia quelli sopra. Aveva ragione chi diceva che senza soluzione sarà un casino. Ma ce la faremo, arriveremo in fondo a questo calvario. Questo mi cambierà questi tre. Che non è male, ma... Ora siamo ritornati a quella di partenza, guardate. Quasi, quasi. In realtà no, non è quella di partenza. Ora sono due spy. Lasciami stare. Non dovevi dirlo. Ora quando la chat sarà smutata diranno che era facilissimo e che sei uno scemo ad averci messo più di X mosse. Vabbè, ma che lo diranno a prescindere, ragazzi. Il fatto che ci siano mostri è veramente da stronzi, cioè... Lasciatemi stare. Chissà da dove viene l'acqua, dal mio culo. Gesù bambino. Siamo per prima. Okay. Non siamo lontani. Però non ne devo mai avere uno, sempre due, in teoria. Così uno diventa, no? Vedi. Così troppi. Tre. Tre non ci piace tanto. Mi si spaia questo. Mi sposta i due qua. Ragazzi, non ce la sto facendo. Cioè, il mio cervello non vede questa soluzione. Dovrei fare in modo che a un certo punto io invece di colorarne due, ne colori tre. Tipo, che cazzo ne so, questi tre. La prossima mossa dovrebbe... A un certo punto una mossa me ne dovrebbe colorare alcuni che io posso ricolorare con un'altra sola mossa. Questo è il ragionamento. Dio, mi lasciate stare! Perché non mi lasciano stare? Perché mi importunano? Ed è per questo che io volevo creare la roba da fare in mezzo. Che cazzo è successo? Che vuol dire?
Non l'ho risolto. Non ho capito. Cioè, quindi neanche quella era la soluzione, era questa. E come avrei dovuto capirlo? Cioè, quindi la figura che cercavo di fare non era possibile? O era possibile? Chi lo sa? Perché è questa? Qual è l'indizio? Ora tipo vado di là e il magistacio dice ne devi fare tre rossi. Oddio, oddio, mi scopano. Mamma, io voglio parlare col magistacio. Cos'è sta roba? Oddio. Godo. Benvenuto, mi sono preso la libertà di aprire il binario A per lasciarti viaggiare. Che posso fare per te? Binario B. L'ospite in arrivo al binario B è un tipo spigoloso, a Edgy. Il mio consiglio è di mantenere le distanze. Voglio andarmene da Nuova Virral. Beh, il binario B è quello che usiamo per i viaggi interdimensionali. Tuttavia, le partenze dal binario B sono state annullate per i prossimi 642 anni, cose che sappiamo. Fra hai sculato, teniamo le motte, va bene. La Merlinea mi dice che si tratta di un contagio psichico, o forse di una guerra. Tutte cose che avevamo già letto. Non ricordo, forse contagio psichico, ma... Probabilmente solo perché è passato troppo tempo. Solo un forziere dice la verità. Ok. Questo ha direttamente una chiave arrugginita per essere aperto. Ci saranno altri. Oddio, ce n'è un altro. No, ok, no. Non capisco. Grazie, Tebata. Questa è quella che si è aperta, perché prima l'acqua non mi avrebbe permesso di accedere a questa location. Oddio. Vabbè. Volevo vedere se c'era un segreto, il risultato è stato fottermi, però. Come avrei potuto capire questa cosa? In realtà sì, potevi andarci comunque. Ok, allora cosa serve? Non capisco. Se faccio così, scusate, esperimenti. Serve a niente sta cosa? Assolutamente a nulla. Ok. Facciamo per l'ennesima volta la strada. Guarda il canale. Però non so la corrente verso dove spingeva, magari spingeva al contrario perché era magica, non lo so. Eh no, però aspetta, Fè, no, non ci sarei potuto andare. Mi avrebbe buttato giù, non sarei riuscito a fare la curva. No? Mi avrebbe buttato giù. Non so se sarei riuscito a fare questo, vedi? Penso che mi avrebbe sputato di sotto. Poi lo scopriremo quando torniamo in... full non emote. No, intendevo nel canale potevi andarci lo stesso. Ah, vabbè, quello sì, certo. Però poi mi avrebbe sputato qua. Entriamo. Ok, e probabilmente anche qui potevo andarci già da prima, perché la soluzione era qua. Però aspetta, allora che è servito fare tutto questo? Sono confuso. Allora, è la figura che abbiamo fatto di sotto, vero? C'è una scatola ora? O perché c'è una scatola? Perché c'è una scatola? Perché ci sono dei forzieri ora? Non ho capito. È tipo fasato. È fasato perché io non avrei potuto risolvere questo indovinello, giustamente, senza prima vedere quale figura dovessi fare, ma siccome l'ho fatto prima, il gioco ha comunque richiesto che io trovassi il disegno per andare avanti. Solo un forziere dice la verità. Una nota sul forziere dice la chiave si trova in questa cassa. No, aspetta. Leggiamole tutte.
La chiave non si trova nella cassa più a sinistra. Solo uno dice la verità. La chiave non si trova in questa cassa. Fermi. Questo è già un indovinello più fattibile per Saidoni. Solo un forziere dice la verità. Se questo dicesse la verità, ovvero la chiave si trova in questa cassa, lui non la direbbe. La chiave non si trova nella cassa più a sinistra. Vuoi aprirla? E per ora torna, no? Solo un forziere dice la verità. Questo dice la verità perché è nella cassa più a sinistra. Questo no. E questo? La chiave non si trova in questa cassa. Ah. Allora è giusta la prima. La chiave si trova in questa cassa. Solo un forziere dice la verità. Questa soluzione sarebbe compatibile. Ah no, aspetta però. La chiave non si trova in questa cassa. Anche questa direbbe la verità. Sarebbe vero che non si trova in questa cassa. Non va bene. Non può essere quella a sinistra. Non può essere quella a sinistra. Perché se fosse quella a sinistra, ragazzi, direbbe la verità sia la prima che la terza. Ma solo un forziere dice la verità. Diciamo che questo dice la verità. La chiave non si trova in questa cassa, quindi si trova in quella in mezzo. Che mente? La chiave non si trova nella cassa più a sinistra. Direbbe la verità anche lui. Aspetta. E quello in mezzo. No? Mi tornava che fosse quello in mezzo allora quello che dice la verità. Ma a quanto pare no. A meno che questo poi non droppi. Vediamo. Mazza, questo è potentissimo, questo momento arcangelo. Super indovinelli. Bello, mi piace. Vediamo. No. Sbagliato. C'è niente qui. Allora, la chiave non si trova in questa cassa, direbbe, e sarebbe l'unica a dire la verità. Di qua questa dice, la chiave si trova in questa cassa, però questa qui diceva che non si trova nella cassa a sinistra, amici. Allora è questa. Allora era la prima. Cioè, ho fatto il ragionamento giusto all'inizio. Però due avrebbero detto la verità. Anche questa. Non ho capito, poi mi spiegherete allora. GG. A meno che questa non droppi. Coltello di plastica, colpisce più volte un bersaglio. Sì, allora era questa, ok. Quindi non era sbagliato il mio primo ragionamento. Voglio capire perché era giusta questa e non quella in mezzo. Apre qualcosa nella stazione di Waterloo. Fermi un attimo. Allora, questa diceva non si trova nella cassa a sinistra. Ah, è giusto. In realtà ho ragionato bene, ho semplicemente aperto quello sbagliato. Questo era l'unico a dire la verità. Quello in mezzo. Però poi l'ho aperto come un cretino perché pensavo che dovessi aprire il forziere che diceva la verità. Era tutto giusto. Quello in mezzo è l'unico che dice la verità, ovvero la cassa a sinistra non c'è un cazzo. Mentiva quello che diceva di non avere la cassa. Cioè di non avere la chiave. Ok, ok. In realtà ho brainfartato a metà. Ok, ok. Benissimo, abbiamo infilato la chiave. Questo cosa vuol dire? Che adesso è cambiato tutto? No, semplicemente che al binario è arrivato Gianfranco.
Cosa è cambiato con questa chiave? Cosa abbiamo ottenuto? No, capite. Potete togliere le emote, direi che ormai ci siamo. Ho messo la chiave qui dentro e... Forse devo rientrare nella stanza in alto? Bello sto posto. No. Che cosa ho ottenuto, amici? Questa cassa. È tornato normale questo cesso, perché? Qui però non è successo nulla. Non penso di dover rifare la parte iniziale, no? Adesso rimette la corrente. Ok. Giusto. Ce l'ho fatta. Ecco perché non avete riemesso le mod. Bravi. Bravi moderatori. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Fra il semaforo ti manca. No, no, era questo che mancava. Rifar passare tutto con la roba nel mezzo. E questo perché con l'indovinello ho tolto, con il primo indovinello ho tolto, ah, mi manca il semaforo come mostro, dovevo catturarlo. Ah, ok, ok, scusate, ero troppo concentrato sull'indovinello. Dicevo, con il primo, quello dei magistaci di statua, ho tolto il la barriera. Dai, va bene, mi ha tritato il cervello, regà, sta parte mi ha veramente massacrato, ma ci siamo. Ora, risolto, insomma, sì sì, più o meno, dai. Più o meno. Ci sono due soluzioni. Ma ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso ragioniamo in... Aspetta. Tanto si può fare teleport in questi posti, no? Posti. Bonjour. Le ribo, ok, due. Così lì uno basta. Au revoir. Beh, dai, almeno ci sei riuscito, dignitoso, dignitoso. Allora, era questa? No? Quale cazzo era? L'ho già persa. Che cazzo si è sbloccato sta stazione? Questa? Che cazzo è? Riposega, non l'ho fatto, sono un cretino. Bravi. Ho già perso quale cazzo di stazione è. Era in mezzo al mare. Ok, quindi non l'ho teleportata. Non puoi viaggiare là, fammi uscire. Quella in mezzo al mare, non la vedo, ragazzi, sono stupido. Ah, è questa, ok. Era qua. Sì, ho visto. Bonjour. No, puoi fare così. Clemence ha trovato questa al mercato e l'ha comprata per me. È in buone condizioni? Ha un leggero aroma di acqua di mare. Era naufragata insieme a qualcuno. Ma quasi tutto il ciarpame di Harbour Town ha questo odore. Ottima domanda, preparati. Intanto Felix si è fatto 8 cannoni. Diciamo che c'è margine di miglioramento. Niente paura, nuova vera, siamo abituati alle cose mezze rotte. Ma questo è solo scordata sta chitarra. Niente che un po' di olio di gomito non possa sistemare. E per olio di gomito intendo lavoro manuale. Presto suonerò questa bellezza come un angelo. Spero che mi dedicherai una sirenata. Incrocia le dita e magari il tuo sogno diventerà realtà. Le fusioni erano 20% di forza se fatte con Kaylee.
era questa qua. So perché avevo l'impressione di essere a est della mappa. Beh. Sarà che sono ancora... In questo momento nella mia testa sono le 7 di mattina e non ho dormito. Sono ancora barnato dal fuso orario. E io me la sento di fa full DPS, lo sai. Però è anche vero che se me la gioco coi muri, senza fare il gambetto del cazzo che tanto abbiamo tolto. Però il Malabard è una soluzione neutrale buona sempre. Allora, qui il pensiero da fare è: se il boss è un boss debole al burst di danni, la Robin Dam Decibella è sempre giusta e vinciamo in 4-4-8. Malabard magari non ci dà lo stesso vantaggio nella lead con Decibella su un boss, ok? Su un boss XYZ, su qualsiasi boss, ma allo stesso tempo non ci dà lo svantaggio che Robin Dam e Decibella ci farebbero purtroppo pesare se il boss fosse resistente al burst, se il boss fosse un boss ipertanky che deve essere ucciso in altro modo. Vi torna come ragionamento, cioè Robin Dam Decibella può essere una lead mortale per il boss se il boss è fragile. Malabard Decibella non ci dà grande vantaggio su nessuno, ma allo stesso tempo non ci fa rimanere scoperti davanti a niente. Quindi giocherei safe. E al massimo, in corso d'opera, se vediamo che serve danno aggiuntivo, togliamo Malabard. Ma togliamo Malabard magari dopo aver messo dei muri, sapendo che il boss può essere burstato. Partirei di Malabardo. Se fosse un DPS check, turno 1 facciamo una sostituzione. E poi c'era già il DPS check. Era il demone serpente. Salviamo. Meglio safe che sorry! Di nuovo quell'atmosfera. Ormai mi ci sto abituando, ma mi fa ancora male la testa. Vediamo un po' che cosa è questo. Un arcangelo sta in guardia, Franci. È molto bello, raga. È un'idea molto figa. È un arcangelo geometrico, un po' illusione ottica. È la cosa più difficile da associare a un essere vivente che abbiamo mai incontrato, e proprio per questo azzeccata, perché gli arcangeli sono vite che rifuggono la logica umana. Quindi bello. Bello proprio. Così semplice e così efficace, sono d'accordo. Lo spazio tridimensionale è imperfetto. La scienza e la matematica restano vere. La scienza e la matematica restano vere. Tutte le cose hanno quattro lati. Questo arcangelo ha un'aria eccentrica, ecco perché diceva che era spigoloso. Ma magari è amichevole. No, in voi percepisco incoerenza. Siete esseri imperfetti. Lasciate che vi dia una raddrizzata agli angoli. Solido neoplatonico. E questo che arcangelo è? Esecraedro. Intendo, da che pensiero nasce? Dall'incompletezza? Dal sentimento di incompletezza che tutti hanno?
non so se è perfezionismo. Teorizziamo. Pensiero razionale. Vi sto leggendo, eh. Razionalismo estremo. Instabilità dell'animo. Il punto è che questo angelo, questo arcangelo, ci dice che ci manca una dimensione. O magari dall'ossessione dell'uomo di ridurre tutto a regole. Quindi la mania della razionalizzazione. Anche questa avrebbe senso. Dell'imperscrutabilità della realtà. Credo che lui sia quadridimensionale, certo. Però non esistendo le cose quadridimensionali in natura, da che pensiero nasce? Va bene, abbiamo dato le nostre bet. Giochiamo. Mi piace sia senso di incompletezza. Perfezionismo ha una buona probabilità di essere la risposta giusta. Ossessione per la razionalizzazione. Lottiamo. Allora, ci si è attivato tutto. Farei il colpo. Oddio, però un po' di DPS lo dobbiamo fare. Possiamo anche fare colpo di energia. Di qua mettiamo il muro. Avrei dovuto aspettare, perché questo muro si consumerà prima del burst di danni. Affila. Va bene. Ti piace fare così? Attaccherei. Inutile fare rinverdisci, perché se attaccami lì si fa malissimo da solo. Non prende grandi danni, eh. Spacca mattoni su chi? Lo fa ad area. Non ci ha fatto niente perché avevamo il muro. Beh, io continuerei con i muri però. Il magnete forse non serve a molto. Si attacca sempre ad area. Però dobbiamo aumentare il campione statistico. Per ora la rifacciamo. E l'occhio mi suggerisce osservazione, quindi forse la razionalizzazione è la risposta giusta. L'ossessione per la comprensione delle regole naturali, scientifiche del mondo. Non so se fare il muro e farmelo spaccare o risparmiare vita per il burst. Un colpo lo prenderei, però il punto è che se il colpo che mi tira è maggiore del 25%, facciamo così. No, rinverdisci non ne abbiamo abbastanza di rinverdisci, no. Attacchiamo in questo. Vediamo quanto ci fa. Tanto. Bordi taglienti, danni al contatto, ok. Dovremmo refreshare. La Malabard però non serve a molto qua. Se non a reggere, quindi in realtà mi ri... credo serve. Avere Malabard che non muore adesso, almeno adesso, prima dell'arrivo del burst suo, va bene. Poi dopo metterei Robindam. Perché qui avere un proc random dei 200
base power sulla mossa del colpo in testa, non sarebbe male. Malabard è inutile se non per essere una spugna di danni. Allora, qua facciamo un altro colpettino. Qui facciamo l'ecolocazione, perché altrimenti ci finisce. Se ci finisce, dopo non possiamo mettere il muro d'aria. Va bene, qui becchiamo, non importa. Abbiamo ancora abbastanza vita, ma dobbiamo fare riavvolgi di Franci su Kaylee per star sicuri in tu muro. E intanto qui reggiamo. Taglio del frustum. Va bene, non ce ne fotte un cazzo. Adesso switchiamo into Robindam. Non metterei... No, mettiamoli, Mori. Adesso mettiamoli. Qui Kaylee di supporto in realtà, però sta funzionando. Soprattutto perché se la stolliamo la vinciamo noi alla lunga. Non so cosa sia il frustum, ragazzi. Ecoloco. Buono. Adesso avere un proc sarebbe top. Non arriva. Ancora lama eroica. E ancora muro. Posso abbastanza stollare così. C'ho anche le matite giuste per farlo. Lo stiamo fottendo malamente. Così la vinciamo noi. Se lui non ha fasi strane, la vinciamo easy. Lo abbiamo chiuso in un loop che fa bene a noi e fa male a lui. Sperando in un proc, riavvolgo ora io. E metto ancora muro. Dopo ecoloco e mi prenderò i mattoni in faccia, non importa. Posso farlo. Non lo abbiamo chiuso in un loop, lo abbiamo scopato questo. Figurati, mi ha permesso l'ecolocazione dovendo fare a fila. Non può fare niente. Non può fare niente. Dai, nei puzzle facciamo schifo, però a lottare a turno siamo bravi. Basta, full burst. GG. La vinciamo senza sentire Singalek, sì, non c'è stata neanche bisogno della fusione. Ma in realtà ha funzionato bene averne due in campo. Automazione inutilissima, sono d'accordo. È il discorso che volevo affrontare con voi. Grazie Drumsol Forge della sub in coda a questo episodio e a questa lotta. Automazione non ha proccato mezza volta e abbiamo fatto un sacco di turni. Abbiamo fatto un sacco di turni e non si è mai attivata. Non mi piace. Rimettiamo braccia in alto. Rimettiamo braccia in alto. E chiudiamo l'episodio, ragazzi. Dopo aver letto il bestiario per questo strano ipercubo. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola oriente sulle tue ali fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e di quiete.
Procedi dunque da lì a settentrione, dove le strade si vanno a incrociare, dove si innalzano tronchi possenti e scura è l'erba tra cui camminare. È sempre più preciso il luogo indicato da Morgante. Possibile che anche i miei angoli siano stati imperfetti? E allora è la perfezione. I calcoli erano corretti. Ho fallito in 3 dimensioni contemporaneamente. Che tempismo. Stavo giusto pensando di reclutare qualcuno che fosse bravo con i numeri. Posso offrirti un lavoro, mio nuovo amico cuboide? Voi e io. Un giorno dovremo proprio fare una chiacchierata. Finalmente, dopo il quarto arcangelo, finalmente l'uomo con la testa a specchio ci caga. Finalmente ha, non dico paura di noi, ma un minimo di rispetto, non ci vede come zanzare. Sa che a un certo punto dovremo incrociare le spade e le strade. Alla fine quell'arcangelo non era amichevole, la nostra solita sfortuna. L'uomo triangolo ha detto di voler fare una bella chiacchierata con te, che voleva dire? Comunque la canzone di Morgante portava a questo specchio misterioso. Non sappiamo ancora cosa farci, giusto? In che senso la canzone di Morgante portava a questo specchio misterioso? Ok, diamoci da fare. Ora, dove si va? Hai sentito le dicerie su cosa sta succedendo a Ham? Potremmo dare un'occhiata se ti va. Non ho capito. Di quale specchio parla? La senti, l'aria ci avvolge, ma il vento non parla dello specchio che si è attivato per sbaglio sopra il centro commerciale? Vi ricordate che abbiamo dashato a un certo punto sul tetto del centro commerciale e si è generato uno specchio? Forse è per questo che il gioco ha memoria di questo evento? Perché è accaduto anche se per un bug? Che questo non era uno specchio, signori, questo cubo strano. So che noi faremo del nostro meglio. Quindi, per via di un bug del gioco, ma non è un grosso problema, sappiamo che la canzone di Morgante a un certo punto porta a quello specchio, ma non sappiamo perché la canzone attivi lo specchio. Sta cosa te la spiego alla fine del gioco, ecco. Perché non credo che la canzone finisca con "e dascia sul tetto". Leggiamo il bestiario, perché è successo un casino, me lo immaginavo. Il corpo di Esecraedro è cardinalmente solidale, il che significa che è sempre il medesimo, identico aspetto, da qualsiasi angolazione lo si osservi. Non è insolito, la forma fisica di tutti gli arcangeli è semplicemente l'ombra tridimensionale di un essere improvvisato. Non è insolito, la forma fisica di tutti gli arcangeli è semplicemente l'ombra tridimensionale di un essere in più dimensioni. Non sono vincolati dalla geometria euclidea. Quindi, ogni volta che abbiamo incontrato un arcangelo, ne abbiamo visto solo la proiezione in 3 dimensioni di un essere multidimensionale. Non nel senso che viene da un'altra dimensione, ma che ha più di 3 dimensioni. Quindi è anche per questo che Kayle dice che lo stiamo guardando dalla parte sbagliata, l'arcangelo. Perché per noi ha 3 dimensioni, ma è un sunto sbagliato di un essere più complesso. L'incarnazione della matematica. Uno degli arcangeli più giovani, Esecraedro, è nato quando l'umanità ha raggiunto l'età dell'orgoglio scientifico-matematico. Questo va un po' contro quello che abbiamo detto per tanti episodi, perché il sentimento dell'orgoglio scientifico-matematico non è negativo, non necessariamente. In ogni caso, allora, la prediction giusta non era la perfezione, ma la tendenza alla razionalizzazione delle regole del mondo. Dunque,
dobbiamo correggere la nostra teoria. Non sono pensieri negativi, ma pensieri forti che creano gli arcangeli. Pupazzarox, Cordemonio e Monarca di Nessun Dove erano legati anche a emozioni che possono tendere all'ossessione. Mi sembra meno fattibile il vedere come ossessivo l'orgoglio scientifico-matematico dell'uomo, perché l'orgoglio scientifico-matematico dell'uomo, anche se preso come ossessione, è la caratteristica principale dell'essere umano. La capacità assurda di razionalizzazione, di pensiero, di evoluzione dei propri strumenti e della codificazione del mondo circostante. Quindi laddove il Cordemonio mi può piacere, perché il Cordemonio mi parla di un uomo che a un certo punto diventa schiavo della religione, che però è un pensiero che egli stesso crea, quindi assurdo, almeno secondo me. L'esecraedro mi parla... Perché siete ancora in emoticon, ragazzi? C'è uno spoiler che non mi devo beccare? O semplicemente che mi sembrava di parlare da solo. Così. Dicevo... Prevenzione, ok. Dicevo, l'ossessione per la scienza e per la matematica, anche se davvero viene presa come tale, quindi pensiamo a delle persone che votano la loro intera vita alla scoperta, non penso possa essere percepito come negativo. Forse vogliono mettere l'accento su orgoglio. Però dovrebbe essere superbia, Wargage, se la intendi così. La superbia dell'uomo che è autore e re della scienza e della matematica. In inglese com'è? Non lo so, Fra, se la ricerca scientifica è scevra da direzione etica. No, 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 non è vero che è scevra da direzione etica. Assolutamente. Anzi, la scienza si porta tutti i bias degli uomini che la evolvono. 100%. Però non c'entra con quello che stiamo dicendo. The incarnation of mathematics, one of the younger archangels, Hecaedron, was born when humanity reached an age of heuristic scientific... Però qui c'è la hubris. Qui è come dice Wargage. Non è orgoglio, è hubris, quindi è superbia. E allora niente, allora torna la teoria dei pensieri negativi. Perché hubristic richiama ovviamente la hubris e quindi ci risiamo. Praticamente è l'uomo che si sente un cazzo di 50 metri perché ha rinchiuso il mondo nelle leggi della scienza che ha compreso e poi veicolato, insegnato al prossimo. Come si può associare hubris alla scienza? Allora, è una bella domanda, Jäger. Credo cercando di razionalizzare anche cose che non devono essere razionalizzate o che non trovano nella ragione la motivazione della loro esistenza o la legittimazione della loro esistenza. Cioè io capisco inoltre che la hubris legata alla scienza possa essere più che altro la hubris di chi ha capito le regole del mondo e quindi pensa di possederlo. L'uomo diventa superbo in quanto, comprendendo le regole del mondo in cui vive, pensa di avere qualunque diritto su quel mondo, perché lo ha capito. Il pubblico cita eugenetica, ci sta? Raga, la bomba atomica. Visto che siamo in tema Oppenheimer in questi ultimi tempi, la bomba atomica. L'uomo che impara a distruggere il mondo che lo ha messo alla luce e
si rende conto che quello che sta per creare detona la sua culla e se ne fotte le palle e va. La bomba atomica mi sembra una rappresentazione di quello che stiamo cercando. La Iubris nasce da Prometeo che ruba il fuoco, quindi è proprio la base scientifica essere ricca di Iubris, il desiderio di cambiare il proprio destino contro l'ordine naturale. Però qui entriamo in un discorso filosofico e bello, Mikolas, nel quale ti risponderei che rubare il fuoco è nella natura dell'uomo. Cioè, contrastare l'ordine naturale delle cose è il fascino della nostra specie, perché altrimenti, se noi non facessimo così, non avremmo mai curato nessuna malattia e saremmo morti, tra le varie cose, saremmo morti prima, ma è per fare un esempio moderno, di Covid-19. Il fatto che l'uomo, attraverso il Logos, riesca a sconvolgere l'ordine naturale è bellissimo. Ci rende ciò che siamo. Non tutte le cose che la natura vorrebbe in un modo devono effettivamente accadere verso quella direzione, perché noi siamo per definizione gli animali che hanno cambiato il modo in cui gira il mondo. Non deve diventare però, rieccoci, un'ossessione e un moto d'orgoglio mostruoso. Pensare possiamo creare qualcosa che distrugge il mondo, facciamolo, è forse scavalcare quel confine. Chi raccontava dell'eugenetica non sbaglia. Pensare di poter controllare chi nasce e perché in questo mondo è un po' God complex, è un po' il complesso di Dio. E che cos'è Dio? E qui è una bella domanda di nuovo. Non l'avete fatta voi, me la faccio io. Essendo che Dio è un concetto che creiamo noi, quanto Dio è Dio, essere soprannaturale, e quanto è solo la mira ultima dell'essere umano? Quindi un uomo che ce l'ha fatta raggiungere tutti gli obiettivi di governo del mondo che abita? Non sono cose che si possono associare alla scienza in discorso più ampio, così risulta solo un'associazione tendenziosa. Oddio, perché Jäger? In realtà credo che la bomba atomica e l'eugenetica siano due temi molto associabili alla scienza. Però ti ascolto volentieri. Secondo me la scienza è quello strumento che può portare l'essere umano a fare cose scellerate. Perché un conto è capire le regole che governano il mondo, e un conto è, dopo averle capite, creare strumenti che violano quel mondo. Sì, però la bomba atomica è una derivazione errata dell'energia atomica. Sì, ma noi non stiamo parlando di giusnaturalismo qua. Cioè, non stiamo parlando della natura che ha delle regole che ci permettono di distruggerla e degli elementi che nella teoria, se usati in un certo modo, possono portare a distruzione e perdizione. Stiamo parlando del fatto che l'uomo talvolta può giungere a delle conclusioni, la creazione di armi da fuoco, pericolose per se stesso e che tendono in ultimo all'autodistruzione. Se parliamo di hubris umano ci sto, ma fare un'associazione specifica con la scienza porta solo a idee di scetticismo e antiscientifiche. Ma Jäger, credo proprio allora che tu non abbia colto il punto dal quale siamo partiti, che è esattamente quello che hai detto. È la hubris umana, non la hubris della scienza. Certo, 100% sono d'accordo con te, non è la scienza che, come scienza, scusate il gioco di parole, ha dentro di sé il germe dell'orgoglio pazzo. È l'uomo che ce l'ha in tante cose, ma se applicata alla scienza è ancora più pericoloso che in altri ambiti. Anche qui si parla dell'età dell'orgoglio umano, anche nella versione italiana. La creatività è per forza di cose in contrasto con lo status quo, sono d'accordo. Per creare bisogna cambiare, ma la natura tende a reiterarsi o a cambiare in maniera così lenta da sembrare immobile. L'uomo ha come caratteristica principale la creatività. Sì,
Talvolta però questo moto creativo può essere nocivo, è il motivo per il quale esiste l'etica, che poi applicata ad alcuni campi che abbiamo citato diventa bioetica. Vi basti pensare a una cosa, ok? Noi sappiamo far abortire, ok? Noi abbiamo capito come interrompere una gravidanza. Il confine che l'uomo ha scelto, entro il quale agire affinché quell'intervento sia tutela della donna incinta e non uccisione del feto, quindi del bambino in fieri, è scelto da noi. I famosi 90 giorni sono scelti da noi. Siamo noi che, una volta che abbiamo capito come si fanno certe cose, decidiamo quando devono essere compiute e quando invece è troppo in là per la giustezza. È come di crimini di guerra, ok? Cambio completamente argomento, però siamo sempre nello stesso macro tema. Che cos'è un crimine di guerra? Qual è la guerra giusta? I crimini di guerra sono azioni che vengono compiute in guerra che vengono ritenute disumane. E voi mi potreste rispondere: perché c'è la guerra umana? E abbiamo deciso di sì. Abbiamo deciso che ci sono delle azioni di guerra che entrano in un novero di possibilità che, tutto sommato, perdonerete la banalizzazione, quando si imbracciano le armi ci possono stare, ok? Sto banalizzando. È perché sono le 00:50. Ci sono altre cose che invece non si possono fare, perché portano a un numero di morti, di innocenti, fuori scala, oppure perché generano morti troppo crude. Lo so, sembra assurdo dirlo ad alta voce, però è così. Ragazzi, questa roba è filosofia del diritto, a dir la verità. La guerra giusta è una parte importante, ancora oggi, della dottrina della filosofia del diritto. Non credo sia giusto che la descrizione dell'arcangelo si soffermi solo sulla scienza. La matematica poi non ci azzecca nulla. La matematica non l'ho capita neanch'io, effettivamente, Jäger. Molti altri ambiti prettamente umani portano agli stessi danni dati dalla nostra megalomania. E qui però ho un'obiezione, Jäger. Hai ragione. E infatti, guarda quanti ce ne sono. Il gioco parla di questo. Non ci si sofferma solo sulla matematica. È uno degli arcangeli. Ci sono tutti gli altri. Ci sono tutti quanti gli altri. Insomma, non è solo la scienza, applica l'orgoglio umano alla religione e ottiene il fondamentalismo. Ragazzi, ci siamo. Oddio. Gli altri non parlano di hubris, non esplicitamente, ma il core demonio parla di venerazione, e se andiamo a fare specchio riflesso è la venerazione anche di chi si racconta queste storie e di chi le scrive e le inventa, se volessimo guardare da un punto di vista estremamente ateo. L'ossessione umana, secondo me, si applica a tante cose. E credo che quello che dice Jäger è che in tutti gli altri casi, una differenza la percepisco, ed è che in tutti gli altri casi, Pupazzarox, Cordemonio e il monarca di nessun dove, l'uomo diventa vittima delle sue stesse venerazioni, mentre in qualche modo ha il volante in mano quando si parla di scienza. La differenza tra Pupazzarox, Cordemonio e monarca di nessun dove come gruppo e l'esecraedro è che nel primo gruppo l'uomo è vittima di se stesso e dà il volante in mano a delle idee, mentre qui è più esatto Ferdi, una venerazione di se stesso. Però non lo so, io non vedo questa accezione negativa nei confronti della scienza che tu percepisci. Cioè, avverto dalle tue frasi, dalle tue riflessioni, che tu senta che questa frase in inglese, in italiano lasciamo perdere, sia una critica negativa alla scienza, ma non la avverto come tale. È l'ennesimo problema che l'animo umano può avere.
Cioè è più il DLC di Bioshock 2. Non è il pensatore il problema, sono gli uomini che l'hanno creato, che a un certo punto perdono la testa per le possibilità alle quali accedono attraverso lui. Non so, non mi dispiace. Non che lo sia, ma che sia un pensiero un po' superficiale che porta a fraintendimenti pericolosi. Temo che questo, amico mio, sia un problema di un po' tutti questi arcangeli. Questi arcangeli ci portano a una riflessione interessante per ogni argomento che presentano, ma è una riflessione interessante perché siamo in migliaia di persone e ce la cantiamo e ce la suoniamo. Ma concordo nel dire che tutte le frasi e le mini storyline che gli arcangeli portano con sé sono piuttosto sbrigative. Vi ricordate anche il monarca di Nessun Dove? Era un po' strano, era una critica un po' qualunquista. Credo che in questo caso, e poi chiudiamo la diretta, però mi fa piacere affrontare con voi questi argomenti, Cassette Beasts soffra un po' la mancanza di storyline corpose che evolvono le descrizioni dei singoli arcangeli e quindi le ossessioni con le quali vanno a braccetto. Perché Cassette Beasts si concentra principalmente sul mistero di Nova Wirral, un mistero bellissimo del quale ancora sono innamorato. Io voglio sapere che cos'è Nuova Wirral, però il gioco ci fa percepire tanto e spesso, evolvendo con corpo e qualità, il perché siamo qui, come ci siamo teletrasportati, quali sono le leggi che governano questo posto, che vuol dire il multiverso di Cassette Beasts, come è davvero composto, che cosa sono i binari, che cos'è la merlinea. Qui ci siamo, c'è un mistero costruito con saggezza, con intelligenza, con perizia. Ci andiamo poi da Felix, ragazzi. Avete la span di attenzione di un TikToker, per favore, finiamo un attimo questo discorso. Dall'altra parte, tutte le critiche, neanche velate, puntuali, precise, che gli arcangeli lanciano, e quindi gli autori lanciano all'animo umano, sono un po' buttate lì. Sono un po' citate, accarezzate, sfiorate la punta dell'iceberg, ma poi non si va tanto avanti. Mi viene in mente il mio caro amore eterno Shin Megami Tensei 4, che parla di religione come oppio dei popoli, ma poi ce la fa vivere, poi ce la fa respirare. E tocchiamo con mano più volte, in più occasioni, in più eventi differenti che coinvolgono protagonisti differenti, perché la religione possa divenire cappio al collo dell'uomo. Mentre qui non ho mai vissuto davvero una critica puntuale alla dipendenza dall'intrattenimento, alla dipendenza dal pensiero religioso, alla dipendenza dai simulacri, alla dipendenza, anzi alla pericolosità del superamento del confine del giusto quando si opera con la scienza, la fisica, eccetera, eccetera, eccetera. Persona 5, un altro esempio giusto, beh, i papà e le mamme dei due giochi sono gli stessi. Quindi capito, cioè, se noi parliamo di Kamoshida, non faccio spoiler per chi non ha giocato, dico solo un nome, non è una frase. Viviamo davvero il dramma di quel tipo di criminale e delle vittime che ci devono avere a che fare. Qui è un po' superficiale, un po' la chiacchiera da bar. Governo ladrone, non ci sono più le mezze stagioni, ok? Però poi non abbiamo davvero toccato con mano il pensiero degli autori. Un discorso lungo, raga, non vuole essere tedioso, però è un discorso che per esempio rivolgo al me stesso musicista del passato. Con alcune canzoni ho toccato degli argomenti, ma oggi, avendo 30 anni e vedendo il me ventenne che ha scritto quelle cose,
penso di aver solo sfiorato delle cose sulle quali non avevo propriamente un'opinione strutturata. E quindi l'unico messaggio che veicolavo è: questa cosa non mi piace. Però poi non andavo a spiegare perché non mi piaceva e magari a svelare un retroscena su quell'argomento spinoso al quale non tutti hanno pensato. Lanciare il sasso è facile, è capire perché viene lanciato e dove colpisce. Il punto di creare una storia sui limiti dell'essere umano, in questo caso, o le parti ruvide dell'esistenza. Quindi faccio una critica qua, perché per la seconda volta va in questa direzione. Sono d'accordo con Jaeger su questo. Non ho avvertito il problema di una scienza messa alla berlina, ma avverto ancora una volta, su questo è vero, cioè su questo devo darti ragione, avverto ancora una volta una critica superficiale che non vuole entrare troppo nel merito del problema, vuole semplicemente evidenziarlo, ma evidenzia un problema con il quale tutti quanti possiamo essere d'accordo, no? Cioè, la dipendenza dall'intrattenimento fa male. Oh, trovami uno che mi dice no, è giusto, scrollare tutto il giorno su TikTok i video da 20 secondi fa bene. Oh ragazzi, portare la religione all'estremo non va bene. No, invece va bene. Io voglio stare in ginocchio e scorticarmi le ginocchia tutto il giorno. Potessi passare la mia intera vita a pregare in chiesa, lo farei. Neanche mangerei. Cioè, grazie. Ok, hai ragione. Però, hai già preso il pensiero che Nuova Viral potrebbe essere il posto in cui si va dopo la morte? Sì, però ci sono delle robe che non tornano, tipo le nascite qui dentro. È come se evidenziassi un problema già noto ma senza offrire una reale soluzione. Ma allora, chiudo davvero, però è un discorso lungo. Non è la soluzione che mi interessa. È sbagliato pensare che un problema possa essere trattato solo fornendone una soluzione. A volte nell'arte la cosa bella è semplicemente raccontare perché un problema sia tale. Una canzone d'amore è una canzone toccante non se mi spiega come vincere o come saper perdere in amore, ma se mi spiega, se mi racconta attraverso parole che io non trovo, le emozioni che in amore si possono vivere. Ok? E qui è la stessa cosa. Puoi parlare dell'ossessione della religione per la religione e non necessariamente mi devi spiegare come si fa a guarire dall'ossessione per la religione, però magari raccontami un'emozione, un sentimento dell'ossessione per la religione e vediamo. C'è un'opera che lo fa e so che qualcuno di voi lo scriverà in chat. C'è un'opera che fa esattamente questo, che non trova una soluzione all'argomento ma racconta l'ossessione per la religione e te la fa, bravissimo Gionno, Devotion, e te la fa vivere in un modo unico. Ti fa vivere una storia di fantasia che magari non ti è venuta in mente e che però è concreta nel estendere oppio dei popoli. Mentre qui è davvero un po', ripeto, la frase nel biscotto e la fortuna, la Bibbia. La frase nel biscotto della fortuna quando vai al ristorante. Però non è avvilente farti presente ancora una volta la presenza tangibile di questa problematica, ma dicendoti che non c'è alcuna speranza? Non lo so, Sinerius, qui anche è difficile risponderti, perché ti potrei dire che non sempre l'accettazione della mancanza di una soluzione è sconforto. Talvolta invece è proprio empowering, non mi viene in italiano una parola equivalente. Sapere che non c'è niente da fare talvolta ti fa desistere dal portare avanti delle lotte impari. E non lo so, a volte voglio sentirmi dire che non c'è niente da fare riguardo certe cose. Una sorta di liberazione, esatto, sì. Comunque, Pokémon col cazzo che ci fa parlare di queste cose, quindi bella per Cassette Beasts, che anche nel pensiero superficiale permette momenti splendidi di discussione in live.
è forse il passo più lungo della gamba che i signori che l'hanno sviluppato fanno. Cercare di parlare di temi complessi molto molto sbrigativamente in qualche chiacchiera di presentazione dell'arcangelo e in un paio di pagine di descrizione del bestiario. Troppo poco. Ci volevano forse delle storyline alla persona, è la opinione, scusatemi, è l'esempio più giusto che mi viene in mente, più vicino a quello che vorrei, delle storyline alla persona nelle quali l'arcangelo prima si racconta attraverso gli effetti negativi che ha sulle persone. Bom! Ragazzacci, sono l'una. Buonanotte e sogni cazzi. Salviamo. Cassette Beast torna prestissimo, lunedì. Quindi un paio di giorni. Domani, che è sabato, domani che è sabato, dalle 5 alle 6 e mezzo, 7, andiamo davvero da Felix? Vabbè. Vorrei giocare Disco Elysium se esistesse in italiano, amici. Però è italiano ufficiale. Sì che è veloce, va bene. Andiamo da Felix al volo. Fra. Qui su questa nave. Galleggiando assieme. Ehi, eccoti qui. Vuoi vedere cosa ho recuperato dai tristi ruderi della mia casa? Certo. Nella mia vecchia vita ero un artista di zoti. Cosa? È più semplice se te lo mostro, guarda. Grazie Xedos. Questo è un rullo per zoto. Si infila nello zootropio e poi si guarda attraverso la fessura, ok? Non ho mai. Lo zootropio ha un motore. Quando premo il pulsante gira. Arrête-toi. Arrestati. Fermati. Arrestati. Quindi è francese, Felix. La striscia dello zooto ha la stessa immagine disegnata molte volte, con piccole variazioni, certo. Quando gira, si anima e prende vita, vedi? Poi puoi tirare la leva per passare alla fila successiva, per la prossima parte della storia. Okay. Puoi raccontare un'intera storia e farle prendere vita, solo con i disegni. Sono ossessionato dagli zoti sin da bambino. Un tempo era molto popolare, poi è passato di moda. Ora è una tecnica di nicchia, almeno da dove vengo io intendo. In genere le storie a zoti parlano degli eroi della rivoluzione francese. Come... Ma sono francesi i signori che hanno fatto sto gioco? Perché c'è pure Clemence come la Primula Rossa. Ma da quando sono arrivati gli adattamenti hollywoodiani a nessuno interessa più il materiale originale. Mi sono appassionato a queste storie da bambino e le amo ancora da pazzi. Mi pare di sì. Forse è per questo che ora faccio l'artista. Al momento sto cercando di inventare dei nuovi personaggi. E se non altro un'isola piena di mostri strambi è perfetta per trovare ispirazione. Questo significa che forse tu potresti aiutarmi. Sto cercando una creatura in particolare, vorrei darle un'occhiata da vicino. So che si trova a Prato. È un guerriero con la spada di legno. Mi puoi dare una mano? Certo. Cool. Fantastico, ti indico la posizione sulla mappa. Guerriero con la spada di legno. Vabbè. No, sono UK, ok. Ora tu e Felix siete partner. Funghello. I funghelli, quindi veramente si fa di qualcosa, ma non sono canne, sono funghi. I funghelli sono artisti di grande passione, dipingono con gli strani pigmenti che colano dalle loro teste. È stato osservato che sanno modificare le proprietà fisiche dell'oggetto su cui dipingono, a seconda del colore usato. 117 difesa a distanza, 100 vernice fresca, che cos'è? 90, solo se l'utilizzatore ha una copertura attiva, ok, e si incopertura con la plastica. Colpisce un bersaglio e gli trasferisce la copertura. Oddio, che strana. Bello sto mostro. Va bene, raga. Amici, vi saluto. Vi lascio dormire. Vi auguro una dolce notte. E noi ci vediamo domani pomeriggio, dalle 17 alle 19 circa, per sistemare un po' il finale di Pokémon Bianco e Nero e farvi vedere i lavori che sono stati fatti da alcuni membri della community.
Fate i bravi e ci vediamo domani. Siete belli. Grazie di esserci stati.